ha inizio la cerimonia di benvenuto dei neocavalieri del lavoro nominati dal Presidente della Repubblica il 30 maggio scorso in occasione della festa della Repubblica del 2 giugno. Prende la parola per il saluto di benvenuto il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella. Grazie, buongiorno a tutti. È un vero piacere, devo dirvi, una gioia straordinaria. Che bello essere qua. Di nuovo 25 nuovi Cavalieri del Lavoro presenti. È una gioia profonda per chi è già Cavaliere del Lavoro. E quindi veramente sono proprio contento di darvi il benvenuto, di farvi i rallegramenti e gli auguri perché il Presidente della Repubblica vi ha scelti. È una grande gioia. Il più bello sarà quando, non mancate, parteciperete alla presidenza, al Quirinale, alla consegna dei papiri relativi fattavi dallo stesso Presidente della Repubblica. L'ambiente è straordinario, il salone, i dipinti, i corazzieri. Insomma, io nel 91 ricordo avevo un po' di freddo nella schiena, qualche preoccupazione, qualche emozione profonda. Penso che quando l'avete saputo già vi siete emozionati. Oggi magari con me, vostro collega, un po' meno, ma col Presidente. E poi ci sarà anche il Ministro, quindi benvenga, bravi, sono contento. E volevo dirvi, noi in questa modalità che usiamo oggi non c'eravamo mai riuniti, perché in precedenza non c'era l'autopresentazione e noi venivamo qua, i neonominati, davanti al tavolo, dal Presidente pro tempore della Federazione ricevevate la rosetta, che è quello che bisogna indossare, darsi del tu, eccetera. Però il Covid ci ha portato ad avere un collegamento con le connessioni, con Zoom, e nel collegamento ciascuno si è presentato per 3 minuti. La cosa è talmente piaciuta che anche oggi i neocavalieri saranno richiesti di salire qua e di autopresentarsi per 3 minuti, perché questo permette a tutti gli altri che sono qua e a tutti quelli collegati, che sono più di 50, di appunto conoscervi meglio, perché fra cavalieri conoscersi è particolarmente importante. Quindi abbiamo mutuato, vedremo se il feedback sarà favorevole, cioè se la gente sarà contenta di questa nuova forma. Vedo qua Vittorio Di Paola che è severissimo come faccia, sorridi, spero di entusiasmarti, anche se hai male al ginocchio, e riuscirai a salire. Bene, ciò detto, quindi è una grande occasione. Vi ricordo che è una grande occasione anche per i valori dei Cavalieri del Lavoro. Intanto il primo aspetto non va mai dimenticato, è il lavoro, è importante. Poi l'innovazione, la creatività, la crescita, sulla base dei valori sulla base dei quali siete stati nominati, la specchiata condotta. La specchiata condotta, se non l'aveste avuta, non sareste stati nominati. I 20 anni di attività e poi ancora il comportamento corretto con i contributi, con la fiscalità. E in tempi nuovi, questo non era così attento una volta, il fatto di non avere danneggiato l'economia nazionale. Al che uno pensa, ma io non posso aver danneggiato l'economia nazionale. In realtà sono le sanzioni della Consob, della Banca d'Italia, dell'antitrust, che se qualcuno ha combinato qualcosa per avere una sanzione, poi Cavaliere del Lavoro non lo diventa. Bene, su questo lo sviluppo economico che in media i Cavalieri del Lavoro hanno dato al Paese è molto importante, quindi vi trovate in un gruppo di imprenditori di successo che hanno dato un grande sviluppo al Paese. E in che senso? Nel senso che abbiamo preso CRIF, che è 3 anni fa, quell'impresa di Bologna che misura l'andamento delle imprese dei Cavalieri del Lavoro, ovviamente sui 600 o 570, 80 nominati a suo tempo e vivi, questo riguarda le 350 aziende dei Cavalieri del Lavoro che sono ancora in attività. E in un anno così difficile come il 2020, cosa abbiamo notato? Cosa ha notato CRIF?
ha notato che nel 2020 le altre aziende tutte insieme, compresi noi, ha fatto investimenti per l'1%. I cavalieri del lavoro che c'erano in quell'epoca, voi non ancora, il 4%. Per quanto riguarda l'EBITDA, gli altri tutti insieme a noi il 7,7% e noi il 10 e qualche cosa. E così via, non scendo in altri dettagli. Io sono sicuro che quando avremo i dati tutti insieme, perché non è che li guardiamo uno per uno, dei neonominati, saremo felici di constatare che l'andamento delle loro aziende è altrettanto buono, che teniamo sulla cosa. Ma la cosa bella è che questo andamento è di coloro che furono nominati cavalieri del lavoro magari 30 anni fa, 25 anni fa, 20 anni fa. I valori che loro avevano durano nel tempo e le loro aziende, l'eccellenza imprenditoriale dei cavalieri del lavoro, nella grande media, continuano ad andare meglio degli altri. E quindi è veramente una sottolineatura importante. Ci si trova in un club di amici dove ci si conosce, dove si è capaci di gestire in maniera migliore della media. Io in realtà ho intenzione di fare una proposta a CRIF, non so se la condividete, ma anziché pigliare noi e l'universo, noi compresi, mi piacerebbe prendere noi e il resto del mondo, cioè gli altri, e confrontare noi stessi con il resto del mondo. Se andiamo meglio con noi stessi insieme, dovremmo andare molto meglio che se non con gli altri. Mi pare che sia una cosa da fare. Bene, ciò detto, qui siamo all'Amaro Pozzani, che è una scuola di eccellenza, è stato definito collegio di merito, ve ne parlerà Linda Gilli e ne parlerà Maffettone consegnando agli studenti non la rosetta ma una medaglia. Abbiamo 70 studenti da molti anni, ne facciamo entrare 14, 15, perché 14 o 15 escono, e sono studenti che vanno in tutte le università di Roma e che sono ospitati qua, che hanno già medie alte e Vorrei che che tu in andassi di media, là, quando hanno insieme a finito il Elio, collegio qua, però accedono al prima mi lavoro chiami molto dentro, più in sia fretta Elio e fanno che una carriera Alessandra, che molto si più mettono le buona, due il porte. migliore, una carriera che permette loro di crescere nella pubblica amministrazione, nelle professioni, nell'imprenditoria, come manager. E quindi abbiamo una grande ricchezza, una grande varietà. Ai neocavalieri del lavoro viene chiesto, già alla mia epoca era chiesto, un contributo volontario, che scusatemi, non voglio fare il pubblicitario, ma è necessario, se possibile, i vostri presidenti regionali ve lo solleciteranno, perché al di là dei costi associativi usuali, ordinari, un una tantum che serve. Bene, questa è la vostra giornata, il vostro momento. O ancora, secondo il timer che troverete qua quando venite su a autopresentarvi, che vi dice quanto tempo avete ancora, vedo che ho ancora 2 minuti e 07. Bene, interrompo perché voglio dare 2 minuti in più a voi, perché siete voi che vi autopresentate, non sono io che faccio il discorso è un discorso di benvenuto, come ho già detto, di gioia, di felicità. Quindi, molte e molte grazie, di qui in avanti Caramazza vi convocherà. Io vi consegnerò la rosetta insieme in unione al presidente regionale. Veniamo in ordine di gruppi regionali. Per tradizione partiamo dal Piemonte e arriviamo alla Sicilia. Grazie. Bene, come ha preannunciato il Presidente, chiamerò i neocavalieri del lavoro in ordine regionale, con due segnalazioni: che il settore produttivo, il gruppo regionale di appartenenza, sono quelli indicati nei decreti di nomina del Presidente della Repubblica e che gli incarichi aziendali sono stati indicati dai singoli cavalieri del lavoro. Iniziamo con il gruppo piemontese. Cavaliere del lavoro Chiara Soldati, agricolo vitivinicolo, CEO e owner della Scolca, Alessandria. Prego, alla tua autopresentazione.
Buongiorno, sono molto onorata di entrare a far parte della famiglia dei Cavalieri del Lavoro e lo ritengo un riconoscimento dei 30 anni ad oggi spesi nella mia azienda, ma anche un riconoscimento dell'attività di famiglia che da 103 anni ha investito nel settore agricolo e vitivinicolo. Attività iniziata nel 1919 come diversificazione delle attività economiche della famiglia, poi diventato un'attività importante. I valori che hanno segnato e hanno fatto da fondamento al mio percorso personale e professionale sono stati il coraggio, la determinazione, l'umiltà e anche la lungimiranza, e valori che non sono rimasti mera retorica, ma che si sono trasformati in valori che mi hanno permesso in giovane età di iniziare il mio percorso professionale, contemporaneamente al mio percorso universitario, ma anche di ricoprire ruoli importanti istituzionali nel mondo vitivinicolo, ma anche nelle associazioni del mondo agricolo. La parola cavaliere rappresenta nell'etimologia un senso di lealtà, onestà e servizio. Ecco, questo senso di servizio e di altruismo mi ha accompagnato nel sostenere, nell'impegnarmi anche nella valorizzazione del tessuto culturale, del patrimonio culturale, prima come membro del comitato scientifico del Centro Pannunzio e poi in un secondo tempo come presidente, per onorare anche il grande lavoro fatto dal cugino Mario Soldati. Ma questo senso di servizio mi ha portato anche a investire nella valorizzazione territoriale del mio territorio, nel proseguire quello che già mio padre fece nell'ottenimento della DOC nel 72 e della DOCG nel 98, con un valore sociale e moderno dell'agricoltura, con un occhio attento ante litteram per la sostenibilità, che ci ha portato oggi a vedere un territorio fiorente che sull'esempio della nostra azienda ha proseguito, ha dato posti di lavoro e ha mantenuto vivo il tessuto rurale. Ecco, io penso che questo riconoscimento per me sarà non un punto di arrivo ma un punto di partenza, guardando al futuro, guardando alla mia quinta generazione, mio figlio Ferdinando, ma anche ai giovani che vedo oggi numerosi, perché c'è bisogno di esempi di imprenditoria, c'è bisogno di modelli, mai come oggi in un momento difficile di sfide per il futuro. Il futuro si costruisce oggi e i giovani sono il nostro futuro. Quindi io concludo il mio intervento citando le parole di Gabriel García Márquez, che sostiene che la vera felicità non è arrivare in cima alla montagna, ma il percorso che si fa per arrivarci. Grazie. Grazie. Sempre per il gruppo piemontese abbiamo ora il Cavaliere del Lavoro Cesare Marcello Carlo Verona, artigianato penne stilografiche, presidente amministratore Aurora Torino. La rosetta la dai tu, guarda, che va benissimo. Io faccio velocissimo, così non mi devi prendere la posizione. No, non ti ho fatto perdere neanche un secondo. Riusciamo a fotografarvi bene? Sì, grazie. Prego. Mi dicono che ci dobbiamo spostare. O di qua. Vabbè, un po' di spostamenti, scusate, ma siamo molto meno belli di Chiara. A te. Buongiorno a tutti. Innanzitutto parlare dopo un Soldati diventa impegnativo, comunque ci proviamo. Sono Cesare Verona, ho 60 anni da due giorni e per cui davvero nella mia testa il presidente Mattarella mi ha fatto un magnifico regalo per il mio compleanno. Rappresento la quarta generazione di una famiglia che ha sempre lavorato con il segno.
Da oltre 30 anni lavoro in Aurora, o meglio, fabbrica italiana di penne a serbatoio Aurora Torino. Mio bisnonno Cesare, da cui io orgogliosamente prendo il nome, alla fine dell'Ottocento, 30-40 anni prima di Camillo Olivetti, porta un oggetto che non esisteva, che era la macchina da scrivere. In definitiva, il papà dei PC e il papà della tastiera QWERTY. E Marco, che è un appassionato collezionista di PC, sicuramente ne conosce la storia. Anch'egli nel 22 fu poi nominato cavaliere per volere di Dio della nazione. E la quinta generazione, anche nel nostro caso, è solo in riscaldamento: Virginia 23, Lucrezia 19. Speriamo che possano portare. Poi c'è sempre il famoso detto che la terza ormai l'abbiamo passata. E la quinta, e c'è questo detto nelle famiglie, nelle aziende familiari, che dice che alla quinta se la sfanghi l'hai sfangata per sempre, perché hai fatto prodotti belli, prodotti brutti, hai avuto esempi buoni, esempi cattivi, manager buoni, manager cattivi, figli intelligenti, figli meno intelligenti, e per cui se ce la facciamo vorrei proprio provare a dare questo baton. E ne approfitto anch'io per dare alla generazione futura, che poi è un momento di passaggio, davvero di credere nei vostri sogni e nel vostro mondo, perché questo è voi, noi vi stiamo cercando di dare, di passare un piccolo testimone. In realtà nel 2008 io ho ricomprato l'azienda da mio padre, che alla tenera età di 81 anni aveva deciso di lasciare l'azienda e in ultimo non vedeva un futuro. E l'ho comprata durante la Lehman Brothers, e per cui ho fatto proprio un affarone. Insieme a mia moglie Linda, che ringrazio, abbiamo in quell'anno elaborato un sogno, una sfida, con un po' di follia, perché pensare di vendere penne stilografiche in un mondo tecnologico e che ci potesse essere spazio per un oggetto antico come una penna stilografica, forse era sana follia, ma è un oggetto che tocca tutti i sensi, l'udito, l'olfatto, insomma. Abbiamo dovuto reinventarci, abbiamo investito in tecnologia, siamo un'azienda completamente digitalizzata pur facendo penne stilografiche, abbiamo introdotto la Lean, abbiamo tentato di fare un'azienda che lavora con testa e mani, insomma provare a continuare a portare nel mondo il bel ben fatto. Qua mi da 00, ma secondo me sono arrivato a meno di 3. Abbiamo aperto, esportiamo il 75-80% della nostra attività, abbiamo aperto le boutique, siamo una piccola azienda, penso sostenibile, resiliente, umanocentrica. Siamo 60 persone, non siamo un grandissimo gruppo. Farà, penso, piacere a Maurizio che l'EBITDA, che era negativo quando l'ho preso, l'ultima fa il 27.6 ed è il nostro ultimo bilancio, per cui cercheremo di alzare la media. La mia famiglia ha voluto anch'essa restituire al territorio, creando una fondazione che si chiama Officina della Scrittura, in cui davvero siete tutti invitati, che è un museo del segno e dell'uomo, ed è un museo dove davvero vi vogliamo ospiti. Oggi per me è l'aurora di un nuovo giorno, e anche per me è assolutamente un punto di partenza e non è un punto d'arrivo. Grazie. Viva l'aurora, ma viva l'Italia! Passiamo ora al gruppo Lombardo. Per il gruppo Lombardo abbiamo Cavaliere del Lavoro Francesco Maria Giorgino Baggi Sisinni, Editoria Presidente Bresi, Milano. Se no ci sgridano. No, Giovanna, mettiti in mezzo. Grazie. Grazie. Prego. Funziona, sì. Pronto. Allora, saluto il Presidente, il Cavaliere del Lavoro, tutti convenuti.
Ho iniziato a lavorare nel 1968, giovanissimo, operaio nel nostro stabilimento grafico. A 22 anni, a seguito della morte di mio zio materno, Giorgio Sisini, fondatore della settimana enigmistica, ho assunto ruoli di responsabilità, supportato dalla vicinanza e dall'opera di eccezionali collaboratori, indimenticabili e indimenticati. Da allora e ancora oggi la mia vita è dedicata alla rivista, come editore e da 35 anni come direttore. Ruolo che da questa settimana lascio ad Alessandro Bartezzaghi, caro amico e prezioso collaboratore. La nostra è un'attività industriale, sì, ma è realizzata con l'amore e la cura propria dell'artigiano. Oltre 100 sono coloro che collaborano attivamente alle nostre pagine. E la nostra sfida più grande è quella di restare sempre fedeli a noi stessi, abbracciando nel contempo quanta più innovazione possibile. Quindi nuova grafica, nuovi giochi, sito internet fra i primi nel 1996, nuove riviste sempre comunque nel nostro settore e nuove proposte in linea con i tempi che cambiano oggi più veloci che mai. La cultura del fare, il rispetto del lavoro, il rispetto verso chiunque lavora con serietà, li ho respirati in casa fin da ragazzo. Ho avuto un nonno cavaliere del lavoro nel 1919 per aver meccanizzato l'agricoltura della Sardegna e uno zio cavaliere del lavoro nel 1955 per le sue industrie grafiche, la sua attività agricola e per la settimana enigmistica che aveva fondato 23 anni prima nel 1932, in un periodo di forte crisi per l'Italia e per il mondo. Potete quindi capire con quanta emozione io viva questo momento. Sono passati 90 anni dal 23 gennaio del 32 e da allora la settimana è sempre stata presente in edicola salvo due brevi interruzioni durante la guerra. È stato un elemento di conforto per i militari del fronte allora e oggi ci piace pensarlo, in realtà sono molte le testimonianze che riceviamo in tal senso, lo è anche per chi a vario titolo combatte una guerra tutta sua, talvolta contro l'isolamento sociale. Sono circondato da una famiglia unita e straordinaria, che mi è sempre stata vicina. Con lei ho condiviso e condivido le scelte più importanti del gruppo. E sono circondato da collaboratori ineguagliabili, con i quali mi confronto costantemente alla ricerca di ciò che è meglio per la nostra impresa. La settimana enigmistica, l'ho accennato prima, ha compiuto 90 anni. La carta stampata, lo sappiamo, non attraversa momenti felici. Ma la nostra passione e la nostra dedizione non sono per questo mutate, anzi, se possibile, crescono ogni giorno. Con la precisa volontà di continuare ad offrire ai lettori ore di svago e di serenità ancora per molti anni. Vi ringrazio. Cavaliere del Lavoro Giacomo Gnutti, Servizi Turistici Alberghiero, Presidente Amministratore Delegato Franco Gnutti Holding, Brescia. Allora, quante fotografie, siete contenti? Nessuno si porta via solo così, no? Grazie di questa opportunità. Raccontare la mia storia d'impresa da 45 anni e non può prescindere, essendo poi arrivata una diversificazione che vi dirò, dal non ricordare la storia un po' della famiglia. 1860, il mio trisnonno Giacomo, di cui mi onoro di portare il nome, fonda la fabbrica d'armi degli Gnutti a Lumezzane, in quel di Brescia, Valle Bresciana, sciabole, fioretti, armi bianche, catalogo in quattro lingue già negli anni dell'Ottocento, 22 governi serviti, una crescita vertiginosa che porta negli anni 30 al passaggio a produzione di bossoli, di munizioni, di bombe fumogene, un'attività di altissima tecnologia, le ogive, per cui Eredi Gnutti, le armerie Gnutti furono chiamate la fabbrica degli imprenditori a Lumezzane, perché lì tantissimi imprenditori impararono davvero l'arte del lavoro di precisione nella meccanica. Dopo guerra, trasformazione in produzione di semilavorati, di rame e sue leghe. Mio padre, leader indiscusso dell'azienda dove io giocavo con i pantaloncini corti, nel 1960 al centenario fui io il bambino che portò al ministro la soia d'argento con le forbici a tagliare il nastro di un ultimo capannone. Quindi
un ricordo bellissimo. Però mio padre nel 77, ripeto, leader indiscusso, poi divenne cavaliere del lavoro nel 92, legion d'onore francese nel 94. Lasciò dalla sera alla mattina l'azienda dicendomi: fatti una tua azienda, perché qui quattro soci, morto qualcuno, gli eredi non tutti sono allineati per questo tipo di attività. Io iniziai, devo dire che a 24 anni studiavo la sera economia e commercio, ma mi ero fatto diverse esperienze in diversi settori, anche all'OM di Brescia, ai tempi e metodi, un'esperienza bellissima. E una corsa contro il tempo, perché volevo dimostrare qualcosa anch'io, insomma, ero la quinta generazione, poi adesso lo sentivo quelli della quinta generazione, forse è passata. Bene. Morale, Service Metal Company, metalli non ferrosi, esporta l'80%, nel 92 acquisiamo la quasi totalità di Fideritas, che è un'azienda di trasporto valore e sicurezza delle banche, da 300 persone di allora passiamo alle 2300 attuali, e Terme di Sibione, già partecipazione di mio padre, perché io devo tutto a lui, ma anche io abbia fatto molto. Però tante volte proseguire è più difficile che partire dal più basso. E Terme di Sibione, partecipazione dagli anni 50, di cui assumiamo il controllo poi in questi ultimi anni. Io sono presidente, mi è stato delegato di tutte le società del gruppo dalla holding a Schindler. Non è una bella cosa, ma è così. Attività a bassissimo valore aggiunto, finisco i miei secondi, ma ve ne chiedo qualcuno. Bassissimi valori aggiunti, per cui quello che ho voluto inculcare in tutti i dirigenti che riportano a me e a scendere nei nostri quadri e via dicendo, è il controllo dei rischi e la compliance. Per me sono cose fondamentali in mestieri poveri come i nostri. Le ho imparate anch'io stando 20 anni in una banca quotata, anche nel comitato dei controlli interni, dove mi sono fatto un mazzo così, però mi è servito per portarlo anche nel mondo delle imprese. E questa è forse anche un po' la sfida del futuro, la nostra sfida per il nostro gruppo di famiglia, che sono 2700 persone, ripeto, in settori poveri, è quello della successione. Giovani, i miei figli, c'è qui con me mio figlio Franco, i miei figli, i miei nipoti, ecco che si trovano un mondo molto più complicato. E allora io spero di riuscire a trasmettere quei valori che mi sono stati trasmessi, e poi loro, come tutti i giovani bravissimi che ci sono qui oggi, portino qualcosa di nuovo, la loro freschezza, le loro idee, la loro creatività. Da noi raccogliete la voglia e la passione di fare seriamente e con onestà. Concludo con un messaggio che mi ha mandato un collaboratore, un quadro con noi da solo 12 anni. Mi ha scritto: dottore, devo ringraziarla perché in questi anni con lei ho imparato la differenza tra possedere un'azienda e fare impresa. Grazie. Cavaliere del lavoro Franco Goglio, Industria Imballaggi Flessibili, Presidente Amministratore Delegato Goglio, Milano. Giovanna. Sì. Mettilo con efficienza. Vieni qua che il fotografo vuole immortalarti. Accidenti. Bene, a te il microfono. Buongiorno a tutti. Io mi scuso, non sono un grande oratore. Non è la mia caratteristica. Amo molto le cose pratiche. E, diciamo, il solido. Sono molto lieto comunque di aver ricevuto questa onorificenza un po' alla fine della mia carriera, perché i miei prossimi sono 90 anni, quindi diciamo che ho cominciato a lavorare a 18-19 anni, subito dopo il liceo. Mio papà aveva avuto poi un infarto, quindi subito mi sono dedicato all'azienda. E all'azienda e anche all'amoroso, perché a 24 anni mi sono laureato e dopo tre giorni mi sono sposato e da di lì ho fatto la mia famiglia, eccetera. Ci ho sempre creduto nel lavoro e nel futuro, ecco, quella che è la mia passione, è di guardare le cose guardando al futuro. E anche la conduzione della mia azienda non è mai stata, diciamo, una conduzione
mirata al profitto immediato, ma mirata alla crescita, allo sviluppo e al miglioramento continuo. Diciamo, quando si sono presentate le norme ISO che puntavano appunto al miglioramento continuo, io le ho sempre abbracciate proprio di assolutamente, perché ritengo che si debba sempre fare meglio. Molte volte nell'industria questo non è un criterio per fare profitto, perché il criterio per fare profitto è più ripetere quelle cose che si sono fatte, specialmente nell'industria meccanica, eccetera. Noi abbiamo impostato un concetto nell'imballaggio un po' non tanto comune, non quella di fare un prodotto, ma di quella di fare un sistema, di dare un materiale, il complemento, lo stesso, quindi più materiali, gli impianti, le macchine da dare ai nostri clienti per impiegare il nostro prodotto, ma per realizzare la confezione che poi viene messa al pubblico. E in più ultimamente abbiamo aggiunto molto servizio, in maniera tale da assicurare il rendimento nel tempo dell'azienda ai massimi livelli, ai massimi livelli voluti. Con questi criteri abbiamo prima passato le Alpi, poi siamo riusciti a passare l'oceano con due stabilimenti negli Stati Uniti e poi il continente, andando anche in Cina, ormai da 15 anni siamo in Cina, e con la nostra presenza, con dei prodotti, pochi prodotti ma molto qualificati, e con questo ci ha portato a poter crescere e garantire un futuro alla nostra azienda. Comunque qui vedo molti giovani su cui bisogna assolutamente puntare sul futuro. Come dico, il futuro è la base di tutto quanto si sta cercando di fare. E i giovani sono il nostro futuro. Quindi grazie a tutti, grazie al titolo che avete voluto dare, e quindi benissimo, e complimenti per questa vostra presenza in questa occasione. Adesso il Cavaliere del Lavoro Sergio Iori, Industria Componentistica, Presidente Eurogroup Milano. Trasporti di qua lei, così non ho la televisione. Grazie. Okay. Buongiorno a tutti. Io dovrei cominciare con un ringraziamento ai Cavalieri per come mi hanno accolto nei momenti subito dopo la nomina. È stato uno tsunami di congratulazioni per le quali, non conoscendo le vostre regole, io sono rimasto veramente sorpreso. Grazie a tutti. Un grazie a chi ha seguito il mio curriculum e ha lavorato perché io potessi arrivare oggi su questo podio. Ho 2 minuti e 21 per cercare di spiegarvi che cosa faccio. È difficile anche con gli amici spiegare qual è il nostro prodotto. Noi siamo in un settore veramente di nicchia. Io sono il presidente di Eurogroup Lamination, un'azienda che produce lamierini statori e rotori per motori elettrici e generatori. Se voi vi girate a destra e a sinistra scoprirete sicuramente un motore che sta girando, un generatore che produce corrente. Ecco, queste due caratteristiche di macchine elettriche hanno come cuore uno statore e un rotore.
Noi produciamo lamierini sagomati per statori e rotori per qualsiasi tipo di motore elettrico e generatore. Ho cominciato questa attività 55 anni fa, insieme a due cugini e sei operai, 9 persone. Oggi siamo 2300. La nostra crescita ci ha visto dal 67 al 1980 diventare la prima azienda in Italia di questo settore. Dall'80 al 2000 siamo diventati numero uno in Europa. Dal 2014 numeri uno al mondo in questa attività. Attività che svolgiamo con 7 stabilimenti in Italia, tra Milano e la provincia bresciana, e 6 stabilimenti nel mondo. Il primo, quello che ha visto la nostra internazionalizzazione in Messico, dove andammo spinti dalla Bosch nel 2006, allora il nostro primo cliente. Abbiamo uno stabilimento in Tennessee, negli Stati Uniti, uno in Cina, uno in Tunisia ed uno in Russia, da 2 anni. Per adesso sono in weekend, continuato, prolungato. Dimensioni del gruppo? La nostra materia prima è l'acciaio per uso elettrico. Ne consumiamo 450.000 tonnellate l'anno. Posso aggiungere il fatturato di quest'anno? 800 milioni. Sono stato affiancato ormai da molti anni da elementi della famiglia. Io ho 4 figli e 11 nipoti, 2 femmine e un maschio che è qui presente con me, Marzio, mi affiancano in modo molto convinto nell'attività, quindi la seconda generazione è già stata lanciata. Io, come diceva prima Gnutti, sposo tutta la parte che ha detto rispetto alla famiglia, alle difficoltà dei figli nel continuare. Ma io sono fiducioso in Marzio, nelle mie figlie, perché possono continuare questa avventura cominciata per caso ma che è diventata una grossissima realtà. Grazie a tutti. Sì. Bene. Cavaliere del Lavoro Aram Manukyan, Industria Chimica, Presidente Amministratore Delegato Leclerc, Como. Vediamo la fotografia, il fotografo, eccolo, finalmente si è messo in direzione. Grazie. Grazie. Allora, per la mia breve presentazione userò alcune parole chiave che esprimono soprattutto valori, significati. La prima parola è famiglia. La mia famiglia è di origine armena. Il mio bisnonno fugge nel 1909 dall'Armenia a causa del genocidio. Arriva a Como poi negli anni 20 e quindi la mia famiglia è a Como da 100 anni. È una famiglia molto grande, articolata, anche piuttosto complessa. Io in particolare sono il primogenito di una famiglia di 10 figli, 4 maschi e 6 sorelle. La seconda parola che uso è impresa. L'impresa che io ho l'onore di presiedere, di essere amministratore delegato, è Leclerc. Leclerc è una società del settore chimico delle vernici. Produce vernici fin dal 1858 e perché è stata costituita in Germania da un signore per l'appunto che si chiama Leclerc. Poi fu comperata da mio bisnonno nel 1910, quindi sono più di 100 anni che è dalla mia famiglia. Un'azienda che occupa circa 600 persone, ha un fatturato di 150 milioni, avrebbe potuto essere molto più grande
se non che ha avuto diversi passaggi generazionali. Io sono la sesta generazione e voi vi immaginate come nel contesto italiano familiare ci sono i vari passaggi che qualche volta rallentano un pochino lo sviluppo dell'azienda. Tuttavia l'azienda è molto solida, va molto bene, è presente in 60 paesi, vende il 70% dei suoi prodotti all'estero. La mia ambizione è quella di trasformarla. Aveva nel logo l'azienda Vernici e Smalti dal 1858, io l'ho spinta nella logica della culture of color, più cultura, più senso, più significato e forse meno vernici. La terza parola che uso è visione. Visione è sempre stata per me l'ossessione della dare longevità alle aziende, continuità, governance, farsi le domande su cosa bisogna fare per continuare ad esserci. La quarta parola è collaborazione. Collaborazione vuol dire alleanza, vuol dire conoscenza trasformativa, mettere insieme le conoscenze, avere obiettivi personali, ma soprattutto avere obiettivi comuni. Ho subito condiviso l'onorificenza che il presidente Mattarella mi ha riconosciuto, mandando una lettera a tutti i collaboratori, perché ho detto non posso tenere solo per me questa onorificenza. La quinta parola è anima. Anima vuol dire tante cose, ma vuol dire anche coraggio, determinazione, cuore, fatica, non mollare mai, avere spirito d'impresa. Se non si ha lo spirito d'impresa non si va molto lontano. La sesta parola, e sono quasi alla fine, è fiducia, che vuol dire rispetto, lealtà, coinvolgimento, coesione. Anche a me ha fatto molta impressione quante congratulazioni ho ricevuto anche da persone che francamente non conoscevo, molti sono i cavalieri che sono di questo ordine. La penultima parola è associazionismo, cioè io sono presente nelle associazioni non tanto per rendermi popolare, ma perché credo che effettivamente bisogna tentare di contribuire al bene comune anche nell'ambito dell'associazione. E l'ultima parola è speranza. E qui chiaramente vedo anche tanti giovani, mi piace ricordare la frase di Papa Francesco quando dice ai ragazzi: non lasciatevi rubare la speranza. Grazie. Passiamo al gruppo Triveneto, il presidente del gruppo regionale Enrico Zobbe, le impossibilità di intervenire, e pertanto le rosette saranno consegnate dal presidente Sella. Abbiamo il primo cavaliere del lavoro con un collegamento remoto, cavaliere del lavoro Sergio Balbinò, assicurazioni, presidente Allianz, Trieste. Grazie, grazie mille. Anch'io sono veramente molto molto contento e molto onorato di far parte di questa grandissima famiglia, e il primo pensiero va ovviamente ad un riconoscimento a tutte le persone che mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo, in primis la famiglia, ma ovviamente anche tutti i collaboratori con cui ho avuto occasione di lavorare in questi anni. Giusto due parole sul mio percorso professionale: sono da 40 anni nel settore finanziario, con una carriera divisa in due grandi blocchi, una prima parte con il gruppo Assicurazioni Generali, di cui sono stato amministratore delegato per 10 anni, periodo in cui abbiamo veramente dato un forte impulso allo sviluppo internazionale del gruppo, e l'altra parte con il gruppo Allianz, parte del management board esecutivo a livello internazionale, compagnia leader mondiale nel settore assicurativo con oltre 150 miliardi di premi. In Italia sono presidente di Allianz Italia, che è una delle compagnie più importanti sia nel settore vita che nel settore danni, con 18 miliardi di premi e 660 milioni di utili. Oltre all'assicurazione ho avuto anche esperienza nel settore bancario,
Per 10 anni sono stato amministratore e consigliere di amministrazione di Commerzbank, una banca tedesca, e per 5 anni, gli ultimi 5 anni, nel consiglio di amministrazione di Unicredito. Infine, a livello internazionale, a livello di incarichi nazionali, per molti anni sono stato presidente di Insurance Europe, che è l'associazione europea che racchiude tutte le associazioni assicurative nazionali dei vari paesi europei. Io posso dire solamente una cosa, a chiusura, come molti di tutti i cavalieri del lavoro, anch'io sono stato formato a una cultura del back, cioè del ritornare, almeno cercare di ritornare in parte questo successo e questa fortuna che abbiamo avuto. Io 15 anni fa ho costituito un'associazione che si chiama Bambini del Danubio, che ha come scopo quello di garantire cure mediche a bambini gravemente malati, provenienti da famiglie molto molto povere, di paesi dove le cure non sono possibili. Noi offriamo non solamente il pagamento delle cure mediche, ma soprattutto l'accoglienza, l'assistenza alle famiglie di bambini che vengono curati. Abbiamo curato più di 260 bambini e quello che ci dà veramente una grandissima soddisfazione è quello che il 90%, abbiamo un 90% di indice di sopravvivenza, conoscendo che le condizioni in cui questi bambini vengono portati sono veramente molto, molto difficili, la maggior parte sono leucemie con necessità di trapianti di midollo. Da 15 anni con la mia famiglia ci occupiamo moltissimo di questo. E vorrei quindi lasciare dando un messaggio un po' alla generazione futura, sono molti, molti giovani presenti, non dimentichiamoci mai di chi sta peggio di noi. Ancora un grazie, veramente un grazie di cuore a tutti voi e arrivederci. Abbiamo il cavaliere del lavoro Andrea Rigoni, Industria Alimentare, presidente Rigoni di Asiago, Vicenza. Te la lascio mettere a te. Che privilegio. Ma poi perché è complesso. In avanti possiamo anche metterla dopo e non è necessario metterla su, così guadagniamo il tempo. Vedi? Signor Presidente, illustri colleghi, colleghe e colleghi, vi ringrazio tutti per la calorosa accoglienza, per i messaggi di benvenuto che mi avete inviato. Sono Andrea Rigoni, presidente e amministratore delegato di Rigoni di Asiago. La nostra è una storia di famiglia nata ad Asiago quasi 100 anni fa, nel 1923. In quell'anno nonna Elisa ritornava sull'altopiano dopo l'evacuazione dovuta alla Prima Guerra Mondiale, portando con sé alcuni alveari. Sarebbero serviti per fornire cibi alla famiglia numerosa. Fu l'inizio dell'attività di apicoltura che dura tutt'oggi. Da allora le api, il miele, sono stati la passione del papà e degli zii che l'hanno trasmessa a noi nipoti. Nel corso degli anni 70 abbiamo sviluppato l'attività produttiva e la collaborazione con numerosi apicoltori italiani, la prima forma di filiera produttiva. È nata in quegli anni la nostra coscienza ambientalista. Le api, dispensatrici di piante e di frutti per l'ambiente, creatrici di biodiversità e per noi anche di reddito, venivano distrutte dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura. Con questa consapevolezza abbiamo cominciato la produzione dei primi prodotti biologici nel 1985. Le confetture di frutta biologica italiana e miele e quindi in seguito all'emanazione del regolamento UE per l'agricoltura biologica nel 1991 passando a produrre solo prodotti biologici. Nel 1995 nasce nel sito produttivo di Fozza sull'altopiano di Asiago
la confettura fior di frutta, prodotto utilizzando il succo di mela come dolcificante invece dello zucchero. Fu un successo rapidissimo e che ci ha indotto a progettare nuove strutture produttive. Il loro costo superava il valore del nostro fatturato, diventava un problema finanziario. Dopo aver bussato inutilmente a tante porte, abbiamo risolto il problema con l'aiuto di fondi di investimento istituzionali. Da allora la crescita è stata molto grande, dai 10 milioni circa del 2000 a quasi 180 milioni del gruppo Rigoni di Asiago nel 2021. E con lo sviluppo di nuovi prodotti, nuovi mercati, nuove sedi operative. La filiera di produzione agricola in Bulgaria, con oltre 1500 ettari di terreni coltivati e un sito di prima trasformazione di frutta. La creazione del sito produttivo e logistico di Albareto d'Adige, in provincia di Verona, dedicato alla produzione della crema spalmabile nocciolata. Il più recente sviluppo è del 2022, l'acquisizione della Savere Nature, società francese che produce cioccolato biologico. Tutto questo restando fedeli ai nostri valori che ci guideranno anche in futuro. Persone sono la nostra famiglia, il nostro asset. Il rispetto della loro identità, dei loro bisogni, la cura per la formazione professionale, l'investimento in salubrità e sicurezza del posto di lavoro sono le nostre priorità. Prodotto buono e sano, perché questa per me è la missione di chi produce cibo. Innovazione è il mezzo per difendere l'azienda dalla competizione del prezzo, garantendo la marginalità necessaria per farla vivere e prosperare. Clienti, da sempre il nostro faro, la cura artigianale, la passione e il controllo di qualità del prodotto sono la sfida di ogni giorno per ricambiare la loro fiducia. Ambiente lo lascio per ultimo, anche se il bene più importante per tutti noi. Da sempre lo abbiamo considerato come un mezzo per soddisfare bisogni e come discarica dei nostri rifiuti. Abbiamo inquinato aria, acqua e terreni. È necessario creare una nuova, vera civiltà, quella che fa dell'economia circolare il mezzo dello sviluppo economico, con il riutilizzo delle materie prime, la produzione di energie rinnovabili, l'agricoltura rigenerativa che produce alimenti a somma di CO2 negativa. Noi ci siamo perché produciamo alimenti col metodo dell'agricoltura biologica che non inquina, non emette gas serra, anzi li riduce, favorisce la biodiversità e la fertilità del suolo. Fa vivere e prosperare le api, perché di esse non resti soltanto il ricordo, ad esempio, di laboriosità, di ingegno e di cura della comunità, ben rappresentato nel gonfalone dei Cavalieri del Lavoro. Visto il limite di 3 minuti, che mi auguro di non aver sforato di molto, non riesco a parlarvi oggi delle mie attività svolte, sia personalmente che come rappresentante di Rigoni di Asiago, a sostegno della comunità dell'Altopiano di Asiago e della crescita delle produzioni biologiche sul territorio, con la creazione del biodistretto Bioaltopiano. A tutti quelli che vogliono approfondire l'argomento, invierò una piccola relazione dell'attività effettuata nel tempo. Grazie e scusate. Nell'ambito del gruppo Triveneto, il Presidente della Repubblica ha nominato anche Cavaliere del Lavoro Margherita Fuchs, Industria Alimentare, Presidente Birra Forst, che è attualmente impegnata all'estero e non è potuta intervenire. Passiamo adesso al gruppo Emiliano Romagnolo. Cavaliere del Lavoro Walter Alberici, Industria Metalmeccanica, Presidente CEO Allied International Group, Piacenza. Eccoti. Non sono come la Giovanna che ha fatto tanta pratica. Sì, complimenti. Ecco qua per la fotografia. Eccoti qua.
Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente, il Cavaliere Storchi e il Cavaliere Parenti che ha fortemente sostenuto la mia candidatura. Ringrazio tutti i Cavalieri del Lavoro per la calorosa accoglienza, per me è un onore e è molto prestigioso essere qui. Grazie di cuore. La mia è un'azienda di prima generazione. Io ho iniziato a lavorare che avevo 12 anni, d'estate, e ho fatto di tutto, cameriere, bianchino, guardiano. Poi ho iniziato a lavorare nel mio paese, io vengo da un paese di 500 persone, in collina, come impiegato. In pochi anni io lavoravo come se l'azienda fosse la mia, in pochi anni sono diventato direttore commerciale, dirigente 32 anni, poi a 40 ho lanciato il cuore dietro l'ostacolo e ho fondato la Allied International, una società con il mio socio americano con 25.000 euro di capitale sociale e un dipendente. La crescita è stata esponenziale e imponente, tant'è che nel 2009 mi premiano con... Sono premiato dall'Ernest Young come migliore imprenditore dell'anno nel settore finance perché la nostra azienda, pur essendo nell'old economy, cresce come la new economy. Diventiamo presto leader nella distribuzione di raccordi per l'industria e poi anche leader nella produzione grazie all'acquisizione di marchi importanti. Apriamo filiali in tutto il mondo, magazzini in Europa e iniziamo la produzione acquistando la Tectubi Raccordi, un'azienda storica fondata nel 1954 a Piacenza, la prima azienda per la produzione di raccordi, che adesso è leader mondiale per la produzione nel settore nucleare e l'unica azienda italiana nel programma eccellenza di EDF nel programma QIP di qualità di Framatome. La crescita sostenuta da investimenti e da altre importanti acquisizioni, a cui acquisiamo nel 2005 la Raccordi Forgiati, l'azienda del mio paese che avevo lasciato nel 2000. Poi la OMP Mongiardino, un'altra azienda di terza generazione a Carbonara Scrivia, la Geminox a Schio, la Bassi Luigi nel 2017, la seconda azienda storica nel Piacentino e in Italia per la produzione di raccorderia per l'industria, poi vi spiego quali tipi di industria noi facciamo. Poi acquisiamo la Simas, acquisiamo la Valurec Fittings in Francia, acquisiamo la Mandelli a Piacenza per diversificare lo scorso anno un'azienda storica che produce centri di lavoro 5 assi e nel maggio scorso la BSL, un'altra azienda storica che si trova nel nord della Francia. Partiamo con un dipendente, adesso abbiamo 1.300 dipendenti con un fatturato di 250 milioni con ampie possibilità di crescita, perché abbiamo appena terminato 4 grandi investimenti in Arabia Saudita, sempre per la produzione di raccorderia e per cercare di coprire tutto il mercato del Medio Oriente. Il nostro motto è sempre stato quello di diversificare. Abbiamo diversificato i mercati, quindi siamo presenti in tutti i continenti del mondo con magazzini e anche aziende di produzione, e diversificare i segmenti di mercato. Noi produciamo raccorderia per da mezzo pollice fino a 120 pollici in tutti i tipi d'acciaio e in tutti i segmenti di mercato, quindi facciamo oil, gas, petrolchimico, chimico, nucleare, power tradizionale, desalinizzatori e anche materiale per il subsea. La crescita è stata importante, ma abbiamo ancora possibilità di crescere per questi investimenti che stiamo facendo e che abbiamo fatto. Sono molto contento di essere qui, dedico questo riconoscimento
ai miei genitori che mi hanno educato, a mia moglie e ai miei figli, che sono qua tutti e quattro, e la mia più grande è già entrata in azienda, molto brava, e adesso sto aspettando gli altri per dare un po' di continuità aziendale, perché la mia è di prima generazione, dal 2000. Poi lo dedico al mio socio americano, perché ancora adesso quando scherziamo lui mi dice che aveva intuito prima di me che io ero un imprenditore. E infine lo dedico a tutti i miei collaboratori, perché lavoriamo duramente tutti i giorni insieme e senza di loro non sarei qui. Grazie. Cavaliere del Lavoro Maurizio Focchi, edilizia ad alto contenuto tecnologico, presidente gruppo Focchi Rimini. Ti dobbiamo insegnare. Sei allenato bene. Sì, più o meno. Che facile. Quando Antonio ha puntato me qualche anno fa, non c'entravo, insomma, non riuscivo a combinare correttamente i pezzi. Quindi tu hai imparato bene. Qua ci vogliono fotografia. Vedere fotografia. Resta per gli archivi. Grazie. Poi auto presentarsi. Buongiorno a tutti. Io ringrazio per questo importantissimo riconoscimento e grazie a tutti per la bellissima accoglienza che ho avuto prima e oggi. L'azienda Focchi che rappresento costruisce facciate e involucri di grattacieli e grandi palazzi. La nostra attività è all'incrocio tra architettura, ingegneria e manifattura artigianale con una attenzione, ossessione, tutta italiana direi, al dettaglio e alla qualità. Il nostro orgoglio è partecipare alla costruzione di edifici unici che cambiano il volto di città come Londra, New York, Milano, Manchester. L'azienda ha più di 100 anni. Guardando indietro riconosco 3 momenti che hanno cambiato la sua storia e anche la mia. Il primo e ha a che fare con la capacità di accogliere il cambiamento. Il fondatore dell'azienda, mio nonno Giuseppe, era un fabbro e costruiva aratri. Mio padre Ugo, negli anni 50, ebbe l'intuizione di dedicarsi ai serramenti in alluminio per gli alberghi della Riviera Romagnola. Siamo di Rimini. Io mi sono laureato in medicina. Sapevo. Mi vedevo fare il medico in Africa o negli Stati Uniti, ma al terzo anno di università mio padre si è ammalato e la mia vita ha preso una svolta veramente inaspettata. Rimango a Rimini e scopro che l'azienda è a rischio di chiusura. Decido di concedermi 3 anni per salvarla, passando alla produzione appunto di facciate continue e involucro dei grandi edifici. In 3 o 4 anni ci rimettiamo in piedi. Il secondo momento riguarda l'importanza di guardare lontano. Nell'88 collaboriamo con Renzo Piano per il progetto del Lingotto di Torino e capisco che la nostra missione è rendere fattibili le idee dei maestri dell'architettura. E da lì incominciamo a crescere in questa strada. Nel 94 lavoriamo per la prima volta con Norman Foster, l'architetto inglese, e intuisco che il mercato inglese è il nostro futuro, perché è il più esigente al mondo in architettura, design e tecnologia. Il Regno Unito così è diventata la nostra scuola e rappresenta oggi il nostro mercato principale. Il terzo momento è sul riporre fiducia nelle persone.
Nel 2008 metà azienda era in cassa integrazione, la maggior parte dei clienti, purtroppo siamo nelle costruzioni, stava chiudendo. Di nuovo mi chiedo se ho preso la strada giusta, di nuovo era richiesto un cambio di passo. Abbiamo ristrutturato i processi interni, abbiamo assunto giovani, periti e ingegneri come motore per l'innovazione e per lo sviluppo. Il fatturato è più che triplicato negli ultimi anni con più di 120 milioni di euro e con circa 400 dipendenti. Ora sulla società Focchi Nord America a New York sono puntati i maggiori obiettivi di crescita. La più grande soddisfazione mia è l'entusiasmo dei giovani quando vanno a confrontarsi con questa realtà globale. La bellezza dell'architettura, la qualità del lavoro, la cultura delle relazioni, lo sguardo al futuro ai giovani sono i pilastri che seguiamo in azienda ogni giorno per creare un ambiente in cui ogni persona sia protagonista. E un'ultima parola, concludo, sul legame con la medicina, che in un certo senso continua ancora oggi, perché nel 99 ho fondato un'associazione, Cittadinanza Onlus, che lavora in paesi a basso reddito come Etiopia, Kenya, India, Serbia, per togliere dall'emarginazione le persone adulte con malattia mentale grave e bambini con disabilità. Questa è una sfida, mi dico, forse ancora più alta di quelle che abbiamo affrontato in azienda e per me sicuramente è anche la chiusura di un cerchio. Grazie. Passiamo ora al gruppo toscano, insieme al presidente Sella consegna alla Rosetta in rappresentanza del presidente del gruppo Piero Neri il cavaliere del lavoro Cesare Puccioni. Cavaliere del lavoro Gianni Faggi, industria metallurgica, amministratore unico Faggi Enrico, Firenze. Cesare, vieni. Capisci perché ho lasciato il presidente regionale? Ecco qua, la dopo lascio. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Per me è davvero un onore straordinario il ricevimento di questa nomina e ringrazio tutti per l'accoglienza, per la straordinaria accoglienza che mi è stata riservata. Sono Gianni Faggi e sono l'amministratore della Faggi, che è una società nata circa 60 anni fa per merito di mio padre, con lo scopo di recuperare metalli preziosi da scarti di lavorazioni provenienti soprattutto dal settore ceramico. A 18 anni, appena diplomato, mi trovo di fronte a un bivio. Da una parte continuare gli studi universitari, cosa che purtroppo non ho fatto, e dall'altra parte entrare in azienda. E sin da subito prendo ovviamente questa seconda strada e sin da subito cerco di apportare qualcosa di mio e mi occupo del controllo di gestione e dello sviluppo commerciale. Sviluppo commerciale che poi porta, grazie anche all'aiuto di mio fratello, la società a essere negli anni 2000 un punto di riferimento nel mondo dei metalli preziosi. Si intrattengono quindi relazioni d'affari con orafi, con argentieri, con
industrie elettroniche, con vetrerie, con ceramiche, ma soprattutto con galvaniche e con il mondo della moda e del lusso, che acquisisce metalli preziosi da faggi per impreziosire gli accessori metallici che poi vanno su pelletteria e su abbigliamento. E così come Faggi vende i metalli preziosi, li recupera, li raffina e li valorizza. Nel 2011-12 individuo nel mercato dei catalizzatori per sintesi farmaceutica un possibile ulteriore sviluppo. E quindi era un mercato da sempre nelle mani delle grosse multinazionali tedesche e inglesi. Realizziamo un nuovo stabilimento dove un laboratorio di ricerca e sviluppo straordinario e degli impianti letteralmente formidabili producono catalizzatori per sintesi farmaceutica. Con i catalizzatori Faggi si producono antibiotici, cefalosporine, beta-lattamici, si producono antiossidanti, acqua ossigenata, si produce tanto per il mondo del farma e della chimica fine. E così, anche in questo settore, così come Faggi vende, Faggi recupera, raffina e restituisce come materia prima questi prodotti per le successive fasi lavorative. Quindi noi da sempre siamo un esempio tangibile di economia circolare. 290 milioni di fatturato, presenza in Medio Oriente, in Estremo Oriente, in Cina, in Europa, in Italia ovviamente, una partecipata al 100% in Francia per la commercializzazione dei nostri prodotti, una fabbrica che fortunatamente cresce e mi auguro continuerà a crescere ancora. Siamo attentissimi alla sostenibilità ambientale, tant'è che nel 2002 abbracciamo le linee guida dell'ISO 14000 e del regolamento EMAS. Siamo membri di RJC, che sta a significare che i metalli preziosi che noi commercializziamo sono eticamente estratti nel rispetto dell'ambiente e dei diritti umani, e noi ne siamo custodi almeno fino alla vendita. Siamo in terza generazione, in fabbrica c'è Camilla, c'è Aurora, c'è mia nipotina, che stanno forzando, che stanno dando grande entusiasmo e forza, e quindi a loro dedico un ringraziamento particolare, oltre ovviamente a mio padre, senza il quale avrei fatto ben poco, e a mio fratello, che è una colonna portante, e alla famiglia. Carlotta, mia moglie, che è qui presente con noi, che mi ha sempre supportato, ma soprattutto mi ha sopportato, e quindi grazie davvero. Grazie. Passiamo ora al gruppo centrale. Cavaliere del Lavoro, Giovanni Gorno Tempini, Servizi Finanziari, Presidente Cassa Depositi e Prestiti, Roma. Perché l'infilarlo sulla parte posteriore è particolarmente difficile. Ecco. Allora, guarda, qua la foto e la giù. Ok, hai il foglio. Grazie.
Buongiorno, sono Giovanni Gorno Tempini. È un onore straordinario per me essere qua, un ringraziamento ancora da parte della famiglia dei Cavalieri per come mi ha accolto. Come Balbinò io non ho una storia imprenditoriale familiare alle spalle, ho ascoltato con grandissima ammirazione e rispetto chi mi ha preceduto. Io vengo da una famiglia dove il bisnonno generale dei Carabinieri e l'altro bisnonno fondatore del Credito Agrario Bresciano hanno segnato un po' lo stile di lavoro e senso del dovere che ha caratterizzato tutta la mia carriera, ma credo che sia importante anche per i ragazzi che sono qua sapere che ci può essere qualcuno che non ha una storia imprenditoriale poter raggiungere questo onore. Io ho lavorato in finanza, in una banca americana, JP Morgan prima, poi in Intesa, e ho sempre pensato alla finanza come un mezzo e mai come un fine. E questo è quello che poi mi ha portato, anche in ossequio al fatto che ho giurato da ufficiale dei Carabinieri con la sciavola del mio bisnonno, a muovermi verso il pubblico. E sono entrato in Cassa Depositi e Prestiti, che ho condotto per 5 anni come amministratore delegato, proprio all'inizio di una fase di trasformazione straordinaria. Peraltro la Cassa ha incrociato la storia di alcune dei neocolleghi che mi hanno preceduto, perché la Cassa, che era considerata un po' la banca dello Stato intesa delle pubbliche amministrazioni, con la grande crisi del 2010 entra nel mondo delle imprese. Entra nel mondo delle imprese finanziandole. Ricordo per la prima volta questo fondo per le piccole e medie imprese in un momento in cui la crisi della liquidità fu particolarmente dura, ma che poi si è evoluta anche entrando nel capitale di rischio a supporto giusto appunto di belle storie di crescita. Oggi ho l'onore di essere presidente, quindi ho fatto un ciclo manageriale da dirigere l'azienda a presiederla con un ruolo diverso, ma lo stesso spirito che ha caratterizzato il mio primo impegno continua oggi, cioè il fatto che il privato e il pubblico in Italia possono lavorare insieme. L'unione fra le storie straordinarie che abbiamo sentito oggi e il pubblico può essere un fattore ancora di accelerazione, di sviluppo e di crescita. E fatemi dire un ultimo pensiero, quindi, visto che flasha la macchinetta, i tantissimi riconoscimenti che ho avuto dalle colleghe e dai colleghi di Cassa, a cui voglio mandare idealmente un pensiero, perché è anche grazie a loro e al loro lavoro che oggi ho avuto questo grande onore. Grazie. Cavaliere del Lavoro Andrea Lardini, Industria Tessile, amministratore unico Lardini, Ancona. Buongiorno, storia classica italiana, prima generazione, 1978, ingegneria. Mio fratello, grande ambizioso della moda, era proprio all'inizio, perché Armani e altri cominciava a quei tempi lì della moda, e Filottrano, un paesino collinare nelle Marche, dove con 10.000 persone,
con la cultura, diciamo, di capospalla. Quella volta c'era un gruppo famoso che ci ha fatto iniziare, insomma, e si iniziò questo così per gioco. E la cultura di lavorare per questi grossi marchi ci hanno fatto crescere psicologicamente anche come prodotto, perché a quei tempi lavoravamo per Valentino, Ungaro, tutti i marchi famosi, e da qui iniziò nel 1990 il nostro brand Lardini. Tuttora lavoriamo per questi grossi gruppi, quindi è un'azienda, diciamo, molto flessibile, con oltre 1000 dipendenti, siamo tra tutti 1200, non ricordo neanche il numero, però anche se sinceramente rispetto agli anni quando abbiamo iniziato c'ho un dolore molto forte, perché ho visto tanta gente che è andata in pensione e mi chiamavano Andrea, non sono né ingegnere né Ursa. Ora grazie a voi cavaliere, quindi ancora peggio. Quando Andrea esce con i fratelli nel paesino, e Andrea non è nessuno, e hanno anche del tu, quindi questo qui, vedere tanta gente che è cresciuta con noi e adesso avere negozi internazionali in tutto il mondo, Tokyo, Seul, purtroppo, vabbè, Mosca, eccetera, è una grande soddisfazione. Però quando sei a casa sei l'uomo di tutti, capito? E allora questo, il rapporto umano nella nostra azienda sta sempre al primo posto, anche se c'è tanta tecnologia. Io sono un uomo di numeri e di tecnica, non sono l'uomo che rappresenta, diciamo. Adesso, domani c'è il PIT a Firenze, e il PIT a Firenze avremo delle interviste sul canale 5, su tutte le radio, è mio fratello che fa queste cose, perché infatti questo titolo lo do a tutta la mia famiglia, non a me, perché io magari guidavo, ma c'era chi gli ordini li seguiva e aveva anche cultura per andare avanti. Oggi stamattina mi chiama, ha preso il Covid. Quindi se già sono autorizzato qui per raccontare la storia dell'azienda, domani sarà una storia ancora più dura, ma dico, questa onorificenza forse ci darà la carica per andare avanti e essere sempre più forti in questo periodo così difficile. Poi è un periodo che a livello internazionale, un'azienda come questa che vende sogni, perché vendiamo sogni, vendiamo un prodotto che è costoso, è un prodotto che lo compra la gente perché piace, non è perché c'ha bisogno. E avere negozi a Tokyo, avere negozi a Seul e essere lì quando arrivi lì la gente ti ferma per strada e vogliono un autografo, è uno che viene, diciamo, dalla campagna, se così, ma non è un onore più che altro questo, è una bella cosa. E io tutto questo lo dedico a tutti i miei collaboratori e alla gente che in questi anni ci hanno fatto crescere. Cavaliere del Lavoro Alberto Rossi, logistica portuale, presidente e amministratore delegato Frittelli Maritime Group, Ancona. Gentili colleghe, gentili colleghi, buongiorno, sono Alberto Rossi, mi occupo di logistica portuale e di trasporti marittimi. Sono amministratore delegato e presidente di un gruppo articolato, le cui due società principali sono Adria Ferris e Frittelli Maritime. La prima è una compagnia di navigazione, la seconda appunto si occupa di logistica portuale. Come compagnia di navigazione siamo proprietari di navi traghetto di grandi dimensioni e colleghiamo principalmente l'Italia con la Grecia e l'Italia con l'Albania. Per una questione soprattutto di dimensione di stiva offerta, di frequenza di collegamenti, siamo su questi mercati leader assoluti, trasportiamo quindi passeggeri, merci, camion e auto. Ci occupiamo anche di trasporti di container e merci varie, container gestiamo servizi per conto di Global Carrier e quindi per tutte le principali destinazioni al mondo, anche se per quanto ci riguarda la nostra vocazione è una vocazione più orientata
al traffico da e per il Far East e il Middle East. Quando le navi arrivano in porti dove siamo presenti come terminal operator, vengono prese in consegna appunto per l'attività di logistica portuale dall'organizzazione che opera sotto il brand di Fritelli Maritime, e quindi nei nostri terminal portuali o di proprietà o su spazi di proprietà o su spazi in concessione in giro per il mondo operiamo le nostre navi e anche navi di terzi, movimentando la merce, i container, imbarcando e sbarcando container appunto che vanno e provengono da tutto il mondo. Una volta che questi container, queste merci vengono importate, qualora necessario ovviamente, le inoltriamo e le destiniamo a nostri magazzini doganali o magazzini nazionali a secondo della necessità. Ho ascoltato con grande attenzione gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e ho colto due spunti che sono particolarmente calzanti per quanto mi riguarda, dal collega Agnuti e dal collega Focchi. Io non eredito, non prendo le redini di un'azienda di famiglia, appena laureato in scienze economiche marittime ho iniziato a fare l'imprenditore e ho fatto sempre questo e mio padre faceva il chirurgo, quindi ci sono due affinità appunto con i colleghi. Però penso che, e così ragionando sull'intervento del collega Agnuti, effettivamente penso che e guardando indietro, partire con un'azienda da zero forse per me è stato più facile, ma è stato più facile perché non ho ereditato un'azienda, ma ho ereditato dalla mia famiglia un bagaglio di principi, di valori, di rispetti, di regole che mi sono serviti tantissimo. Queste sono le regole che hanno ispirato la mia esperienza professionale e imprenditoriale. Ho cercato di trasferirle insieme a mia moglie che è qui, alle mie figlie, io ho tre figlie, ai miei collaboratori, ai miei dipendenti e a tutti quei ragazzi che vengono a contatto con la nostra organizzazione, che sono il futuro del nostro paese. Quando ho saputo che il mio nominativo era stato inserito nel decreto di nomina firmato dal Presidente della Repubblica il 30 di maggio, ho provato una soddisfazione e una gioia immensa. Sarebbe impossibile raccontarla se non fossi in questo contesto, perché è la stessa sensazione che sono sicuro avete provato anche voi. Vi ringrazio tutti, sono onorato e orgoglioso di essere qui, grazie a tutti. Cavaliere del Lavoro Giuseppe Santoni, Industria Calzaturiera, Presidente e Amministratore Delegato Santoni, Macerata. Signore e signori, buongiorno. Grazie Presidente, grazie a tutti i Cavalieri del Lavoro per la calorosa accoglienza che mi è stata riservata. Sono veramente onorato e felice. Grazie. L'azienda di calzature Santoni venne creata da mio padre Andrea Santoni e mia madre Rosa nel 1975. Una storia italiana che parte da un piccolo garage sotto casa, nata per passione e amore del proprio lavoro. Il modo di lavorare di mio padre nel tempo mi ha affascinato, coinvolto e conquistato. Posso confessare che era dall'età di 7 anni che volevo già fare il lavoro di mio padre. Era quello a cui aspiravo, che volevo. Ho sempre lavorato in azienda con lui. Dopo la scuola correvo subito da lui, così come le vacanze estive che trascorrevo in laboratorio. Per lui, per me, per noi, per la famiglia e per il futuro di Santoni. Fu lui a insegnarmi l'educazione al bello, all'eccellenza e trasmettermi l'amore e il rispetto e la sensibilità per la sartoria, per il territorio, per l'ambiente
per le risorse umane e per le loro famiglie. Mio padre è stato il mio maestro sino al 1987, anno in cui mi coinvolse in azienda in prima persona, insegnandomi sin da subito che cosa vuol dire fare azienda, saper fare e fare sapere. Un'immensa esperienza che ha saputo trasmettermi e che mi ha consentito di diventare negli anni un buon calzolaio, fatto e finito, autosufficiente, in grado di realizzare da solo un paio di scarpe, dal disegno all'orlatura, al montaggio, al finissaggio. Nel 1990, quando diventai amministratore delegato della Santoni, compresi l'opportunità e la fattibilità di crescita ed espansione dell'azienda, non solo in Italia e in Europa. Fu coinvolta in azienda anche mia sorella Ilenia. Insieme con il mio padre progettavamo l'ampliamento dell'impresa verso nuovi corsi, in direzione di nuovi mondi, alla scoperta di nuovi orizzonti. Ci rimase accanto sino alla sua prematura scomparsa nel luglio 2013. La Santoni, che con mio padre la immaginavamo proiettata nel futuro, prende nel frattempo forma e sostanza. L'azienda interpreta i valori del passato e li proietta coniugandoli alla contemporaneità, definendo la propria identità, acquisendo una precisa personalità che li contraddistingue nel mondo. La scarpa Santoni, sia essa dedicata all'uomo o creata per la donna, si riconosce anche da lontano. Non serve averla vicino o leggerne il logo. Questo grazie ai nostri fantastici 630 collaboratori che spero entro fine anno incrementare ulteriormente e che quotidianamente a Corridonia seguono passo dopo passo l'evoluzione costante della società, sempre pronta a nuovi investimenti e all'insegna dello sviluppo tecnologico e al rispetto dell'ambiente. Investimenti che ci conducono sempre verso nuovi orizzonti e obiettivi, verso Ovest negli Stati Uniti, dove abbiamo appena inaugurato a New York il nostro nuovo showroom e la nuova sede sociale. Sarà la base operativa e il fulcro per approfondire ed esplorare il mercato americano. Contemporaneamente stiamo studiando e progettando una nuova apertura a Est verso il Giappone, la Corea e i paesi in via di sviluppo. Sarà una trasformazione importante, sostenuta dai valori forti ed essenziali della qualità e della tradizione che ispirano da sempre la nostra famiglia, anche se nel corso di questi ultimi anni mia mamma Rosa, mio papà Andrea e mia sorella non hanno potuto vedere e apprezzare i risultati ottenuti. Questa importante nomina è il premio che dedico a tutta la mia famiglia. Sono certo che li ripagherà dei tanti sacrifici fatti per questa azienda. Ma dobbiamo guardare avanti, andare oltre per affrontare le nuove sfide con i nostri preziosi collaboratori e i nostri fedeli dirigenti, aspettando il trascorrere del tempo e che mio figlio Gabrio e mia figlia Sofia Maria si innamorino di questo splendido lavoro. Io del resto sono sempre più innamorato del mio lavoro, così come lo sono di mia moglie Alessia, che ringrazio per essere sempre pazientemente al mio fianco. Un cordiale saluto a tutti i cavalieri del lavoro per i loro messaggi di benvenuto. Ciò mi rende ancora più orgoglioso di far parte di un così numeroso e qualificato gruppo. Spero di potervi incontrare tutti di persona al più presto e realizzare dei bei progetti per il futuro del nostro meraviglioso paese. Grazie. Abbiamo ora in collegamento remoto il Cavaliere del Lavoro Olga Urbani, Industria Alimentare, Presidente Urbani Tartufi, Perugia. Grazie a tutti. Sono molto emozionata e vi mando un caro ringraziamento da questa meravigliosa città che è New York, dove mi trovo per una fiera, la fiera più importante d'America per l'alimentazione. È stato per me il raggiungimento di un sogno, quindi io vi devo ringraziare veramente con tutto il mio cuore, perché
questa onorificenza era veramente per me una cosa, un desiderio perseguito da tanti anni, ma per un motivo soltanto. Mio padre fu cavaliere del lavoro, Paolo Urbani, forse alcuni di voi se lo ricorderanno, e quando lui diventò cavaliere era così fiero e così felice di aver raggiunto questo traguardo che, abbracciandomi, mi disse: Olga, chissà se un giorno anche tu riuscirai come me. E quindi io vi devo ringraziare perché mi avete fatto fare un regalo al mio papà, che mi è sempre vicino. Io presiedo un gruppo di aziende che si occupano di tartufi e di funghi e di prodotti tartufati. Ne abbiamo più di 600, esportiamo in 75 paesi nel mondo. Abbiamo un fatturato di 70 milioni di euro con 250 dipendenti. Questo premio io lo dedico a mio padre, ma soprattutto alla mia famiglia, ai miei cugini Gianmarco, Carlo e al mio caro zio Bruno, che mi hanno fatto arrivare fino a questo punto, dirigendo tutti insieme una realtà meravigliosa che tratta il prodotto alimentare più bello del mondo. Quest'anno, oltre a festeggiare questa grande gioia che mi avete dato oggi, abbiamo anche un altro traguardo: festeggiamo i 170 anni della nostra azienda. Iniziamo nel 1852, piccolissimi, da un semplice cavatore che faceva un piccolo commercio. Oggi abbiamo 6 filiali qui in America e 20 filiali tra Asia e Europa, e veramente siamo leader, non soltanto la prima azienda nata in questo settore, ma siamo leader nel mondo. Per celebrare questa storia bellissima abbiamo creato il Museo del Tartufo, anch'esso dedicato a mio padre Paolo Urbani, l'Accademia del Tartufo, dove si studiano le ricette di questa grande cucina italiana che poi diventano prodotti, e tante altre aziende, sempre di compendio per il tartufo. Siamo molto legati al territorio, siamo molto legati ai nostri dipendenti che fanno parte di quella che io amo chiamare la grande famiglia del tartufo. Insieme ad essa io presiedo la fondazione Onlus Giulio Loreti in memoria di mio cognato. È una fondazione medica che ha oltre 60 medici e una diagnostica avanzata in ogni patologia, dove noi dispensiamo cure gratuite per tutto il territorio, in modo particolare per i miei dipendenti. Forse questo, unitamente all'orfanotrofio per 125 bambini che ho costruito in Cambogia, a Siem Reap, forse queste sono le gioie più grandi che la vita mi ha dato, perché io ho sentito il bisogno di restituire tutta la fortuna che avevo ricevuto. La fortuna che avevo ricevuto in modo particolare da mio papà, che è stata la mia grande scuola di vita. Oggi in azienda ci sono anche i miei figli, Luca e Francesco, e la mia amatissima nipotina Ginevra. E io veramente mi auguro di poter passare loro la bellezza di una vita intensa di lavoro, in cui non abbiamo mai dimenticato il valore della persona, l'abbiamo sempre messa al centro e l'abbiamo amata veramente con ogni tipo di aiuto possibile. I miei figli stanno continuando questa bellissima storia, hanno creato anche loro un'azienda che si chiama Truffoland, la terra dei tartufi, che produce piante micorizzate al tartufo per la coltivazione del tartufo, quindi la tartuficoltura, che è stata definita l'agricoltura più redditizia del mondo. Non soltanto si raccolgono tartufi, ma ogni volta che noi piantiamo un albero facciamo il bene del nostro pianeta, e quindi siamo in pieno avanzamento di sostenibilità, di politiche green, di azienda 4.0. Io ancora colgo l'occasione per ringraziare tutti, perché mi avete fatto un regalo grandissimo. Grazie. Cavaliere del Lavoro Adolfo Valsecchi, Industria Alimentare, Amministratore Delegato Società Generale Conserve, Sassari.
Sardegna. Congratulazioni. Grazie, grazie. Speriamo che funzioni. Speriamo bene. Speriamo. Intanto che ci danno, ce l'hai aperto. E ho visto gli altri, io faccio contatto. Il tonno è un mestiere povero, ci si deve. No, il tuo tonno non è povero per nulla, fa il miglior tonno d'Italia. Ecco qua. La Sdomar è una. Bene, grazie. Grazie a te. Un sincero e emozionato grazie a tutti voi cavalieri. Anch'io sono rimasto emozionato e commosso di tanti messaggi. Ho risposto a tutti quelli che potevo, work in progress, scusate, un momento di molto impegno, sto viaggiando di qua e di là, però in pochi giorni risponderò a tutti. Grazie ancora. Desidero dedicare questo riconoscimento che mi motiva moltissimo, era un mio sogno da ragazzo, quasi diventando uomo, perché io ho interrotto l'università di ingegneria e ho deluso mio padre in una maniera tremenda, però questo mi ha dato una carica di fargliela vedere, di competitività, che ancora adesso mi sento addosso, mi autocarico. Lo ringrazio anche perché mi ha fatto fare uno sport molto competitivo che mi è servito, che io ho lavorato tutta la vita in una commodity come il tonno in scatola, che ho cercato, in parte riuscendo e in parte ancora ci lavoro sopra, per portare un prodotto di valore aggiunto ed impulso. E quindi insomma è una cosa molto bella, perché mi ha permesso di fare uno sport competitivo che salta ostacoli a cavallo, quindi mi sentivo un po' cavaliere già da prima. Poi naturalmente l'ho abbandonato per dedicarmi al lavoro, ma fino a 22 anni venivo a Piazza di Siena. Io ho avuto un'occasione stranissima che mi ha permesso, che mi ha spinto a non completare ingegneria. Io vivo a Genova. Genova era la patria all'epoca di tutto il commercio delle conserve ittiche del mare. Molte erano prodotte all'estero e quindi c'erano dei fortissimi importatori in Italia concentrati a Genova, Porto di Mare, la Darsena, le merci in sospensione, dogana, si sdoganava man mano che si vendeva. E c'era uno stabilimento in Somalia che faceva il tonno, partecipato da questi grandi importatori, i quali però si lamentavano perché non vedevano mai utili, ogni tanto dovevano mettere dei soldi dentro per fare degli aumenti di capitale. Mi hanno detto, se ha voglia vada un po' giù, visto che ha studiato ingegneria, ancora io speravo di finire ingegneria, vada giù un po' a vedere, e mi hanno dato l'incarico, ragazzotto che ero, di amministratore delegato, tanto che ci andava in Somalia all'epoca. Io andavo e venivo e ho imparato la bellezza di fare un lavoro di una commodity, cioè di un prodotto che era considerato povero, farlo con la catena integrata, cioè avevamo dei pescatori di Catania che pescavano di notte l'esca per mettere armare poi dei palamiti durante il giorno, pescavano a poche miglia dalla costa, il pesce ancora fresco veniva a terra e la fabbrica lavorava 24 ore, quindi era proprio just in time, freschissimo, non c'era problema di difetti di congelamento, di conservazione. La marca era abbastanza conosciuta, si chiamava Candala come il posto di origine, proprio sul capo guardafui. Insomma, in 4 anni, attivando la catena integrata, producendo materia prima perfetta, trasformandola bene, vendendola in Italia con un marchio nostro, l'abbiamo fatta diventare il successore del famoso tonno consorzio che molti di voi si ricorderanno. Gli importatori del tonno consorzio erano dei genovesi miei amici, che avevano preso una piccola partecipazione anche in Candala.
io li avevo buttati fuori perché avevano individuato un frigorifero e ci facevano concorrenza comprando il tonno sempre un centesimo in più. Quando abbiamo venduto molto bene Candala a Danilo Fossati, che aveva fatto un investimento di carne nel sud della Somalia, aveva già fatto Starton e quindi cercava da quel perfezionista che era un marchio top, gliel'abbiamo venduto molto bene. E i miei amici genovesi mi hanno detto: vabbè, ci hai sbattuto fuori, hai gestito bene. Noi abbiamo appena costituito a Olbia la società Palmera, abbiamo avuto dei buoni aiuti agli investimenti, ma perdiamo soldi. Tu hai fatto bene, te ne vuoi occupare? Mio padre ancora più deluso, io ho detto sì, ho fatto un anno di direttore generale, poi ho fatto il socio e l'amministratore delegato, fino al 95. Quando le cose vanno molto bene, si creano anche un po' certe volte aspettative, gelosie, cinque fratelli, uno importava le banane Dole, quell'altro faceva... Insomma, ho capito che non era più aria, anche perché tutte le cose che andavano male dei fratelli le volevano sbattere alla Palmera. E io dico, la Palmera ha tanti lavoratori, eravamo diventati alla pari di Rio Mare 20% di quota di mercato entrambi. Quindi me ne sono andato al buio, naturalmente i miei amici non mi volevano comprare le mie azioni. Io avevo conosciuto, dato che la Palmera è molto conosciuta, Tony O'Reilly, che era il mitico presidente di Heinz Globale, aveva passato una settimana in Sardegna, sapeva c'era quello stabilimento, era venuto a visitarlo. Quando me ne sono andato, vi garantisco che non c'era niente di combinato prima, mi fa chiamare dal capo della Plasmon, che era loro, avevano cinque categorie di prodotto, certo Luigi Ribolla, e mi dice: Heinz, che ha Starkist, prima marca in Stati Uniti, vuole sbarcare in Europa, in Italia, ma non ce la fa, non riesce a... Vuoi mica aiutarli? Io, ben contento, ho preso questa sfida e in di nuovo 10 anni Heinz European Seafood è diventata il primo marchio in Europa. Avevamo John West in Inghilterra e Centro Europa, Petit Navire in Francia, Mare Blu in Italia, 4 stabilimenti sul luogo di pesca, 12 navi di pesca, insomma una visione proprio di catena integrata, e quindi la commodity era diventata un prodotto di valore aggiunto. Alla fine di quegli anni la unità che guadagnava 3 milioni all'anno di EBITDA ne ha fatti 42. Li ho convinti a vendere. Una gara, c'era naturalmente Rio Mare, i concorrenti, ha vinto un private equity che era quella bella società americana che poi è fallita dopo 2 anni. E quindi di nuovo è ricominciata la storia, abbiamo venduto e abbiamo venduto a un altro private equity che era nato dalle ceneri della grossa finanziaria, che si chiama Trilanti, che in 4 anni i 42 milioni sono diventati 78 e abbiamo di nuovo fatto un'asta, di nuovo Rio Mare è venuto ma tirava sempre indietro e ha vinto il più grosso al mondo, che è un thailandese cinese che si chiama Thai Union. Ecco, a quel punto io sono ritornato finalmente indietro, ho cercato di... Ho la fortuna di aver fatto un lavoro che mi è piaciuto moltissimo per la complessità nella sua semplicità. Il problema era di renderlo un pochino più integrato, cercando di controllare tutti i vari stadi e quindi migliorare la catena del valore. E quindi ho trovato questo marchio... Asdomar, che ha una potenzialità, aveva e ha una ancora di più potenzialità enorme, come suono evoca le piccole produzioni di Spagna, di Portogallo. Aveva fatto l'imprenditore precedente un passo troppo grande, perché aveva fatto uno stabilimento nuovo proprio a fianco alla Palmera in Sardegna, ma non aveva esperienza lui di produzione, di acquisto di materia prima, che è importante,
e quindi era in difficoltà. E siamo entrati in maggioranza, lui era un bravo, molto buon commerciale marchettaro, l'abbiamo tenuto 2 anni cercando di integrarci, non è stato possibile e quindi ci siamo presi tutta l'azienda. Ci siamo, io ho la fortuna, ho un figlio che lavora con me, fa direttore generale, sono riuscito a infilarlo, a imparare qualcosa dal signor Nissim Bolton per 1 anno, mi ha detto però non gli faccio fare il tonno, l'ha mandato ai prodotti detersivi per sanificazione e poi dopo 1 anno mi ha detto adesso basta, quello che ha imparato ha imparato. Siamo in una sfida interessantissima, il marchio è forte, siamo diventati in questi anni leader del segmento premium, facciamo da 3 anni il 12% di EBITDA che nel tonno che era una commodity, ho finito. Le ultime parole sono che stiamo cercando di riportare tutta l'attività, la catena in Italia, perché pensiamo che oggi l'Italia ha le competenze tecnologiche e la qualità degli operai per essere competitivi con i nostri concorrenti sul luogo di pesca, facendo leva su tecnologia di trasformazione. 100 kg i nostri di materia prima diventano 44 in scatola, quindi le rese tecnologiche sono molto importanti, e automazione, perché la manodopera è molto cara, ma se c'è automazione si riduce. Abbiamo 700 dipendenti, 400 full time in Italia, 300 in Portogallo. Grazie. Adesso Cavaliere del Lavoro, Rosina Giuliani Sgaravatti, agricolo florovivaistico, Presidente Sgaravatti Group, Cagliari. Sarà difficile che tu riesca a mettere di d'accordo. Sì, no, ma ci deve fare, il buco ci tengo, veramente. Questa volta ci deve stare. Sì, sì. Ce l'abbiamo fatta lei. Bravo, bravo. Grazie, grazie mille. Ecco il fotografo là. Sì, questo. Grazie. Abbiamo 20 minuti di ritardo. Sì, sì. Ti prego di restare nei tempi, grazie. Buongiorno a tutti, è vero siamo in ritardo, io ho una storia di 200 anni ma però cerco di farvela brevissima. Intanto sono anch'io emozionata, felice, ringrazio tutti soprattutto per l'affettuosissima accoglienza che tutti i Cavalieri del Lavoro mi hanno fatto, ho ricevuto tantissimissimi complimenti, auguri eccetera, sono molto veramente molto contenta, molto felice. Anche perché, voglio dire, nella nostra famiglia io non sono una diretta discendente dell'azienda, però mio suocero era già Cavaliere del Lavoro, e anche suo padre, e anche suo nonno, io sarei la quinta praticamente, la quinta, anche se c'è la prima donna, ecco. È una famiglia antica di 200 anni e nella sua vita ha prodotto tante cose, soprattutto innovazione. Per cui è stata il primo catalogo, per esempio, della vendita per corrispondenza, risale al 1873, quello che ho io è il numero 9, per cui ha inventato prima degli americani la vendita per corrispondenza. Un'altra tappa molto importante è stata quella dell'importazione del piede di vite americano per la filossera, per cui ha salvato maggior parte dei vitigni di autoctoni. Di conseguenza io mi sono trovata 40 anni fa, 37, 38 anni fa dopo la morte di mio marito, mi sono trovata a capo di questa azienda in Sardegna, perché eravamo sbarcati in Sardegna 60 anni fa per costruire la Costa Smeralda, per cui abbiamo lavorato con Aga Khan, con il Gendarme delle Rose e con tutti i più grandi architetti del tempo, Quell,
Busirivici, eccetera. E di conseguenza abbiamo, e mi sono trovata un po' anche perché le donne naturalmente in agricoltura 40 anni fa circa non erano molto bene accette, e di conseguenza ho dovuto un po' farmi le ossa cercando di capire e di lavorare in tutti i vari settori, dall'azienda, dalla produzione, alla commercializzazione e alla... Noi soprattutto facciamo progettistica, facciamo progetti per giardini, e soprattutto ho voluto anch'io, come l'azienda che aveva negli anni 70 lungimirante, aveva lavorato negli Emirati Arabi facendo afforestazione nel deserto, anche io ho voluto andare all'estero dopo aver riordinato un po' l'azienda, e per cui ho lavorato molto in Azerbaigian, in Ucraina, in Georgia e anche ad Antigua in tutti questi anni, portando naturalmente innovazione, perché ormai l'agricoltura non è più, è un'agricoltura scientifica, vogliamo dire, è scienza, specialmente nel nostro lavoro l'innovazione è molto molto importante. Difatti con l'Università di Cagliari ho lavorato molto per il risanamento dei suoli inquinati di varie genere, ultimamente questo con idrocarburi, per i quali adesso andremo in Arabia Saudita a lavorare. Di conseguenza naturalmente tutti questi anni di lavoro e di sacrificio, soprattutto per portare avanti questo nome di questa famiglia che è toccato a me, sono l'ultima praticamente rappresentante. Abbiamo anche noi, il verde fa bene, si sa, il verde, salute, piante, fiori danno energia, e di conseguenza anch'io sopravvivo soprattutto e lavoro grazie a questa energia che loro mi danno. Anche noi ospitiamo dei bambini ragazzi soprattutto meno, diciamo così, fortunati di noi, perché scientificamente è dimostrato che il verde aiuta, e di conseguenza anche questo per noi è una missione adesso molto importante che ci dà molta soddisfazione. Per il futuro, appunto, come vi ho detto, abbiamo l'Arabia Saudita, abbiamo tutto un mondo inquinato da salvare. Non è un grande, non è un piccolo, diciamo così, compito che mi viene affidato, non a me, che io spero di passare a quelli che verranno dopo di me. Grazie. Passiamo ora al gruppo del Mezzogiorno. Chiamo Cavaliere del Lavoro Augusto Dell'Erba, credito, Presidente Cassa Rurale Artigiana Castellana e Grotte, credito cooperativo, Presidente Federcasse, Bari. Banca di credito cooperativo. Perfetto. È un mio collega. Lo diciamo subito. Grazie. Buongiorno a tutti, caro Presidente Sella, caro Maurizio, cari tutti voi. È veramente un riconoscimento importante quello che oggi mi viene dato, ma come diceva l'amico Maurizio, con il quale abbiamo qualche frequentazione da qualche anno, negli impegni in ABI, nella presidenza di ABI, le cui responsabilità condividiamo insieme al nostro amico Antonio Pattuelli, credo che questo riconoscimento, che sicuramente onora la mia persona e mi gratifica, soprattutto perché, come si diceva un attimo fa, io sono presidente di una banca della provincia di Bari, una banca molto piccola, che tanti anni fa ebbi l'opportunità di, come dire, prendere in mano e vivere questa esperienza. Era in una fase molto complessa, eravamo dopo la riforma del 95, quindi le banche, la foresta pietrificata si mosse, quindi ci furono tante complessità. Bene, siamo riusciti non solo a stabilizzarla ma a farla crescere significativamente, ma soprattutto ho avuto la fortuna di diventare esponente della categoria del credito cooperativo nel suo complesso, che è fatta da tante piccole banche, però la somma di tutte queste piccole banche fa un ambiente bancario, un sistema bancario dimensionalmente tra i più grandi d'Italia. Ma la caratteristica principale, credo che a quello vada il riconoscimento, è che non abbiamo mai perso il contatto
con la realtà operativa, con quella che viene chiamata l'economia reale. Abbiamo assicurato posti di lavoro, abbiamo assicurato soprattutto l'esercizio del credito. Siete tutti grandi imprenditori, importanti imprenditori, qualcuno di voi ha fatto riferimento a situazioni di ristrutturazione delle proprie imprese e voi sapete bene come è importante avere qualcuno che creda in te nel momento in cui si vivono delle difficoltà. Ecco, noi nella nostra storia abbiamo questa esperienza, cioè quella di vicinanza al territorio, ma soprattutto di vicinanza alle comunità che ci esprimono. E in questi anni abbiamo avuto la capacità, devo dire, io sono il presidente dell'associazione di categorie che le rappresenta tutte, di far capire ai legislatori italiani prima ed europei dopo che l'esperienza cooperativistica bancaria italiana è un'esperienza assolutamente unica nel panorama europeo, perché ha delle caratterizzazioni assolutamente tipiche che discendono dall'articolo 45 della Costituzione e dalle norme che ne sono seguite. Ecco, l'impegno che io sento forte su di me per la mia categoria è quello appunto di fare in modo che queste nostre specificità autenticamente italiane, come tante esperienze vostre, vengano percepite anche in questo momento, diciamo, di regolamentazione tendente alla omologazione dei soggetti imprenditoriali. L'Italia, e lo sentiamo in queste occasioni, è fatta di specificità, noi siamo una grande specificità e il presidente di Federcasse deve proteggere questa specificità. Grazie a tutti voi per la cordialità e l'amicizia. Complimenti per l'eloquenza. Grazie. Cavaliere del lavoro Guido Fiorentino, servizi turistici alberghiero, presidente e amministratore delegato Grand Hotel Excelsior Vittoria, Napoli. Buongiorno a tutti, grazie a tutti i cavalieri del lavoro per la calorosissima accoglienza. Sono veramente onorato e felice. Sono Guido Fiorentino, presidente e amministratore delegato al Grande Albergo Celso Vittoria S.p.A., azienda di famiglia da più di 5 generazioni. Ed è forse vero quello che ho sentito prima, che arrivare alla quinta è un grande risultato, perché noi la quarta ha fatto di tutto per interrompere la storia della nostra azienda. Comunque, stiamo ancora qua. È un momento di grande emozione per me e mai mi sarei aspettato di diventare un giorno cavaliere del lavoro. Sicuramente questo non sarà un traguardo, ma è uno stimolo per fare di più e per fare meglio in futuro. Vorrei condividere questo prestigioso riconoscimento con chi mi ha permesso di raggiungerlo, sicuramente mio padre, che mi ha insegnato tutto, la mia famiglia allargata, ma anche la mia famiglia, mia moglie e i miei figli, che mi sopportano e mi supportano. E poi soprattutto i miei collaboratori, che con il loro impegno quotidiano e contribuiscono al successo di questa azienda, e senza di loro sicuramente non sarei arrivato a fare ciò che oggi è la nostra società. La storia del Grande Albergo Celso Vittoria inizia nel 1834, ormai 188 anni fa. Il mio bisnonno ebbe la grande intuizione di investire nello sviluppo delle attività di famiglia, a seguito dell'evoluzione turistica che stava avendo Sorrento, che era entrata a far parte come meta del Grand Tour ai fine 700, inizio 800, e quindi costruisce ed edifica oggi quello che è il primo fabbricato della nostra famiglia, la Vittoria. Dopo, chiaramente, la famiglia ha avuto dei momenti di alti e bassi, sostanzialmente, in tutti questi anni, ma siamo cresciuti molto e poi ci siamo, come ho detto prima, molto, avendo aperto alberghi un po' in tutta Italia, e poi dopo la quarta generazione invece ha iniziato un po' a vendere
gli alberghi, ma per fortuna mio padre si concentrò su questa azienda a Sorrento e quindi noi siamo ancora qua oggi a fare la nostra attività. Io credo che con la sesta generazione i nostri figli già sono entrati in azienda dopo aver fatto un'esperienza all'estero di qualche anno. Questo sia anche uno stimolo per noi e per tutti i nostri collaboratori. Siamo specializzati nell'accoglienza di alta gamma. Il nostro credo è di valorizzare ai massimi livelli lo stile di vita e dell'ospitalità italiana nel mondo. Io ho sempre pensato che l'ospitalità e l'enogastronomia siano uno dei simboli dell'eccellenza dell'Italia, al pari dell'arte, al pari della cultura e al pari della moda, e che il lusso è uno stile di vita e non necessariamente il possedere un oggetto. Quindi noi siamo impegnati nella promozione all'estero del nostro immenso patrimonio culturale e riteniamo di contribuire e di aver contribuito allo sviluppo turistico in Campania ed in Italia. Abbiamo una squadra di 240 collaboratori che sono il nostro bene più prezioso e che con grande passione ogni giorno e professionalità lavorano a questo progetto. Quindi un caro saluto a tutti i cavalieri del lavoro, grazie per i numerosissimi messaggi di benvenuto e arrivederci a presto. Passiamo ora al gruppo siciliano. Cavaliere del lavoro Carmelo Giuffrè, Industria Sistemi di Irrigazione, Presidente e Amministratore Delegato Irritec Messina. Buongiorno a tutti. Desidero ringraziare il Presidente Maurizio Sella per l'invito e l'accoglienza. È un piacere essere qui con voi oggi. Sono onorato di entrare a far parte della Federazione, ispirata alla solidarietà, al merito e ai valori del lavoro. Inizio ringraziando il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e coloro che hanno riconosciuto il valore e l'impegno della mia impresa. Sono orgoglioso di questa onorificenza che condivido con le persone che negli anni hanno partecipato alla realizzazione di Irritec. Grazie alle persone che hanno lavorato e lavorano con me, alle nostre famiglie, alla mia famiglia, in particolare mia moglie, i miei figli Mauro e Giulia, che oggi guidano l'azienda assieme a me. Io provengo da una generazione di falegname. Mio padre, a cui devo molto, mi ha sempre incoraggiato e stimolato. La mia storia imprenditoriale è legata a quella di Irritec, che ho contribuito a fondare nel 1974 nella mia città di Capo d'Orlando. Irritec è un'azienda che produce sistemi di irrigazione di precisione. I nostri sistemi tecnologici sono improntati alla sostenibilità. L'irrigazione di precisione, infatti, è il metodo più efficiente e consente di risparmiare acqua in agricoltura, ottimizzando l'uso delle risorse e garantendo una produzione migliore. Questo è fondamentale in una società in cui l'agricoltura è chiamata a sfamare il mondo. In Irritec agiamo perseguendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile promosso dalle Nazioni Unite, che lo scorso anno hanno premiato mia figlia Giulia con l'importante nomina di pioniere per la gestione sostenibile dell'acqua. Oggi siamo presenti con 16 sedi e più di 800 dipendenti nel mondo, proponendo soluzioni di irrigazione efficienti in oltre 100 paesi. Siamo al quarto posto tra le più grandi aziende del mondo. Prima di concludere,
vorrei rivolgere un pensiero ai giovani, i quali sono il bene più importante del nostro futuro ed è nostra responsabilità sostenerli affinché possano realizzare i loro progetti. Grazie a tutti. Per me sarà un onore poter condividere i valori del nostro ordine. Insieme possiamo agire per diffondere i principi di sostenibilità e l'eccellenza del Made in Italy nel mondo. Grazie. Cavaliere del Lavoro Giuseppe Russello, Industria Componentistica, Presidente e Amministratore Delegato Omer, Palermo. Ti ascoltiamo. Grazie. Bene, buongiorno a tutti, un grazie al Presidente, un grazie a tutti i cavalieri per l'accoglienza, per i numerosissimi messaggi di augurio, veramente un quantitativo enorme, non credo di essere riusciti a rispondere a tutti, di questo me ne scuso, continuerò a farlo nei giorni a venire. Oggi è una giornata speciale, l'emozione è veramente tanta e sono felice ed onorato di ricevere questa prestigiosissima onorificenza e di essere entrato a far parte di una famiglia come quella dei Cavalieri del Lavoro. Questo importantissimo riconoscimento vorrei naturalmente condividerlo con chi ha lavorato con me, con tutte le persone che hanno reso possibile questo traguardo. Un ringraziamento, un ricordo a mio padre per gli insegnamenti e i valori che è riuscito a trasmettermi. Questo, diciamo, è un denominatore comune che ho ascoltato in tutti gli interventi. Un ringraziamento alla mia famiglia per avermi sempre sostenuto e supportato, ma soprattutto a tutti i miei più stretti collaboratori, a tutti i dipendenti della Omer, la mia azienda, per aver contribuito, diciamo, all'affermazione di questa azienda e avermi permesso oggi di essere qui. Azienda familiare è la nostra che nasce nel 1990, meno di 10 dipendenti, sviluppando lentamente competenze e know-how nell'ambito di una attività che era molto simile a quella di Focchi. Anche noi facevamo serramenti in lega d'alluminio, il mercato va in crisi e trasferiamo le competenze sviluppate nella lavorazione di lega d'alluminio nel settore ferroviario. In quegli anni vengono fuori le prime normative che impongono in qualche maniera la realizzazione degli interni che però avessero la caratteristica di non bruciare e di non emettere fuoco, e quindi mentre il mercato cercava prodotti alternativi noi fummo pronti a offrire la lega d'alluminio come alternativa. Lì abbiamo avuto, diciamo, un'intuizione, papà ebbe un'intuizione e da lì siamo andati avanti. Oggi abbiamo 350 dipendenti, ad agosto dell'anno scorso siamo stati quotati all'AIM di Milano, alla Borsa di Milano, siamo allocati presso la zona industriale di Carini, abbiamo uno stabilimento di circa 80.000 metri quadrati, a cui nel 2017 si è aggiunto la sede di Detroit per poter presidiare il mercato americano. Oggi siamo tra i principali produttori a livello europeo di tutto quello che è la parte interiors dei treni. Voi viaggiate sui treni? Bene, la stragrande maggioranza dei treni che oggi girano in Italia, gli interni li abbiamo realizzati presso gli stabilimenti di Carini. Oggi siamo fornitori delle più grandi multinazionali, sono pochi ma sono multinazionali in giro per il mondo, quali Alstom, Bombardier, Siemens, Hitachi, siamo tra i principali fornitori in Tier 1 di queste multinazionali. I treni della metropolitana di Parigi, di Stoccolma, di Riyadh, i treni della metropolitana di Roma, i treni regionali delle ferrovie francesi sono tutti equipaggiati
con i nostri interiors, il Frecciarossa 1000 che certamente avete utilizzato in questi anni, i treni regionali, ecco, contengono tutti i nostri componenti. La valorizzazione dei giovani, un piccolo tasto sui giovani, è del territorio dove noi siamo nati e dove abbiamo deciso di continuare a investire, malgrado l'idea della delocalizzazione ogni tanto ci abbia preso, valorizzando quindi i talenti locali e dando loro l'opportunità di crescita senza dover abbandonare la loro terra. È sempre stata una delle mie prerogative e l'indirizzo che abbiamo dato alla nostra azienda. Partendo dall'introduzione in azienda dei migliori talenti formati nelle scuole e nelle università siciliane, siamo riusciti a creare una squadra di tecnici e di manager che in questi anni hanno contribuito al successo dell'azienda. Oggi più di 50 ingegneri, quasi tutti provenienti dalla locale facoltà di ingegneria, trovano impiego presso i vari dipartimenti della nostra azienda e io credo che costituiscono veramente uno dei fattori del successo. Assieme a cosa? Assieme all'attenzione per le risorse umane, che evidentemente, insomma, l'avete detto molti di voi, resta l'elemento fondamentale del successo, assieme all'innovazione, alla ricerca, ma soprattutto assieme alla passione che ha sempre contraddistinto quello che abbiamo fatto in questi anni. Io non vado oltre perché ho già sforato, vi ringrazio e spero di incontrarvi presto di persona da qui in avanti. Grazie ancora. Interviene ora in collegamento remoto per il gruppo estero il Cavaliere del Lavoro Luca David Antonio De Meo, Industria Automobilistica, Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Renault, Francia. Buongiorno, mi sentite? Mi sentite? Sì, sì. Perfetto, perfetto. Mi scuso intanto di non essere potuto essere fisicamente con voi oggi, cercherò di fare l'intervento più rapido e sicuro, di stare nei 3 minuti, qualcuno magari certificherà i secondi e i minuti che ho utilizzato. Io vengo in realtà da una famiglia normale, di gente per bene, emigrato dal sud, dalla Puglia al nord, poi in giro per il mondo per cercare fortuna. Mi hanno insegnato il valore del lavoro, dell'onestà e anche della curiosità verso il nuovo e il diverso. Ho vissuto in 12 paesi, ho dovuto imparare 6 o 7 lingue, alcune un po' arrugginite, anche una quasi dimenticata. Insomma, mi sono dovuto spesso mettere in gioco e abbracciare un po' il cambiamento continuo. Però ho anche avuto fortuna, ho avuto la fortuna di trovare la mia vocazione molto giovane. Sono ormai, ahimè, direi 30 anni che lavoro nell'automobile in 4 gruppi differenti, mondiali, al servizio di 13 o 14 marchi, dai più accessibili alle più esclusive, non so, dalla Fiat alla Lamborghini, tanto per citare un paio di marchi italiani. E in realtà ho fatto tutto questo per passione, perché il prodotto automobile mi ha sempre emozionato sin da bambino, ma sono anche orgoglioso oggi di poter contribuire allo sviluppo di un'industria che ho scoperto nel frattempo, spinge il progresso non solo tecnologico, un'industria che è abituata a creare valore non solo per pochi speculatori, con una catena del valore che è molto lunga e molto complessa, e tra l'altro ho riconosciuto nella lista dei colleghi cavalieri delle aziende che sono partner nella nostra filiera. Sono uno di quei un po' romantici che crede al fatto che la missione di una compagnia vada ben oltre l'obiettivo di fare profitto. Infatti ho l'abitudine di dire che la differenza tra buone aziende e grandi aziende sia il fatto che le prime sono competitive e generano risultati, e le seconde funzionano bene come le prime, ma sono anche capaci di condividere intorno a loro il valore che creano. Vorrei dirvi che sono molto molto orgoglioso di essere parte di questa comunità, non solo per il prestigio, ma anche perché so che ognuno di voi che è seduto intorno a questo tavolo virtuale è là perché condivide gli stessi valori di impegno, di serietà e di generosità che io ho cercato modestamente di fare miei nella vita, non solo professionale. Per un emigrante di lungo corso come me, il riconoscimento delle
istituzioni repubblicane è un, direi, un doppio motivo di orgoglio. Quindi posso solo dire grazie a voi tutti di accogliermi, a tutti quelli che hanno operato perché io possa essere con voi oggi. Grazie al Presidente Sella e evidentemente grazie Presidente Mattarella. Con De Meo abbiamo terminato. Spero che, come era successo gli anni scorsi in collegamento, questa metodologia di rappresentazione di se stessi che abbiamo oggi utilizzato sia stata apprezzata. Io personalmente sono piuttosto contento perché i manager, come abbiamo appena sentito da De Meo, imprenditori, hanno tutta una componente di un interesse. Ma gli imprenditori, dalla famiglia ai loro dipendenti, alla struttura, sono veramente, secondo me, commoventi. Si imparano cose. Questa è una scuola straordinaria. Una volta all'anno i neo insegnano a tutti quello che è stato nella loro vita. E quindi, a mio avviso, è veramente, almeno personalmente, un forte piacere averli ascoltati e vi prego di raggrupparli tutti insieme in un ulteriore applauso di benvenuto. Sì, 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 la fate dopo, alla fine di tutto. La fate qua. Passiamo ora alla premiazione dei laureati del collegio, quindi associamo idealmente ai neo cavalieri del lavoro i laureati del collegio. La premiazione dei laureati è introdotta dall'intervento di cavaliere del lavoro Linda Gilli, presidente della Commissione per le attività formative del collegio, e poi dall'intervento del professor Sebastiano Maffettone, direttore scientifico del collegio. Prenderà la parola il cavalier Gilli. Grazie. Grazie, veramente complimenti a tutti, veramente è un grandissimo piacere per me, oltre che un onore, dare il benvenuto a tutti voi e salutare anche i nostri laureati e tutti i, invece i laureandi ancora. E trovo che questo luogo sia importantissimo e appropriato per questo momento, perché il nostro collegio è un tratto distintivo dell'identità dei Cavalieri del Lavoro ed è molto importante essere qui presenti. Quest'anno è ancora di più perché, come ha detto il Presidente Maurizio Sella, ricorrono i 50 anni della sua fondazione. È un traguardo davvero speciale, davvero importante per tutti noi, e domani ci sarà la chiusura dell'anno accademico con la presenza di Vittorio Colao, ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Il collegio non nacque come frutto del caso. Fu piuttosto uno sbocco naturale perché un tessuto di iniziative, come anche oggi abbiamo visto, un tessuto fantastico che continua a ricrearsi, e di un humus sociale sviluppati attorno alla federazione. Terreno fertile quindi per realizzare una residenza inizialmente universitaria, ora è un collegio. Grazie alla sensibilità di un'imprenditoria attenta ai temi dei giovani, della scuola, del mondo del lavoro, è divenuta oggi una realtà verso la fine appunto degli anni 60 e oggi ancora. Una realtà che è stata resa possibile da due figure esemplari di Cavalieri del Lavoro, Antonio Lamaro ed Enrico Pozzani. Una realtà difesa e sviluppata dai presidenti della federazione, prima Furio Cicogna e poi Alfredo Diana e via tutti i presidenti che si sono succeduti. Oggi, 50 anni dopo, ricadono su di noi l'onere e anche l'onore di rendere omaggio agli innominati pionieri e fondatori, garantendo una prospettiva
che necessariamente deve tener conto dei grandi cambiamenti con cui dobbiamo confrontarci. Personalmente sono convinta che il bene comune, fonte di ispirazione dalle origini, debba restare la bussola del nostro pensiero e della nostra azione. E quindi a noi, Cavalieri del Lavoro, spetta primariamente questo compito. Il compito di coltivare la formazione per i giovani, eccellenti giovani, studiosi, ma non solo studiosi, ma anche caratterialmente fantastici, pieni di fantasia e di creatività. E fare poi in modo che diventino la classe dirigente del futuro. E questo è il nostro compito. Ma non basta. Dobbiamo anche rimanere ben saldi sui pilastri del nostro collegio, che sono quelli della totale gratuità, dell'adozione del merito per regolare l'accesso e l'interdisciplinarietà per l'apertura a tutti gli studenti di tutte le facoltà. Ed è un punto fondamentale perché ogni studente si forma l'altro nelle proprie discipline. Come Cavalieri del Lavoro, come federazione, siamo fortemente impegnati nell'alimentare la nostra missione con costanza, mettendo sempre al centro i valori del merito e dell'eccellenza. I risultati che emergono dall'indagine dei percorsi professionali di 600 laureati offrono in tal senso numerose conferme. E infatti le posizioni apicali e i docenti universitari di ruolo interessano il 44% dei laureati. Il 51% ricopre posizioni dirigenziali. Occupano posizioni di rilievo oltre la metà dei giovani laureati, dei laureati più giovani, che in un caso su tre sono impegnati anche all'estero. I tempi di inserimento nel mondo del lavoro sono incredibili perché il 60% dei neolaureati ha trovato un'occupazione entro un mese dalla fine degli studi, circa l'80% in tre mesi. Risultati quindi eccellenti, ma non abbiamo voglia di fermarci soltanto qui. Infatti stiamo sviluppando due importanti iniziative sul fronte del networking. La prima iniziativa è quella con i collegi universitari di merito e in particolare stabilire delle relazioni con collegi fortemente connessi a realtà imprenditoriali, come appunto è il nostro. La seconda iniziativa invece è l'adesione al European University College Association, a cui l'Amaro Pozzani, per cui intende favorire scambi culturali e accademici tra studenti di diverse nazionalità e mira appunto allo sviluppo di una cittadinanza europea responsabile, visto che siamo italiani e siamo europei. Alla fine voglio appunto dare un ringraziamento e un augurio, un ringraziamento a tutti i colleghi Cavalieri del Lavoro, della Commissione delle Attività Formative della Federazione, che veramente mi aiutano tantissimo, a tutti i componenti del Comitato Scientifico del Collegio per il grande impegno profuso e anche alla grande organizzazione che sta intorno al Collegio. E il mio augurio invece a voi giovani laureati e che state per essere premiati e sono certa che saprete fare onore da ora in avanti a questo momento della vostra vita così importante. Grazie. Prende adesso la parola il professor Sebastiano Maffettone, coordinatore del Comitato Scientifico del Collegio. Credo che ci sia un giustificabile timore quando un vecchio professore prende la parola a quest'ora. Io vi assicuro sarò particolarmente breve.
non solo perché il tempo assegnato è breve, ma perché sono consapevole perlomeno di due cose importanti. La prima, che quando parli dopo tante persone di valore, le cose importanti sono state già tutte dette, quindi non è che ho da aggiungere molto. La seconda, che stiamo avvicinandosi all'ora di pranzo e bisogna fare la premiazione dei laureati. Siamo in ritardo e quindi c'è un altro motivo per essere particolarmente breve. Però questa è un'occasione di grande gioia, i migliori auguri ai nuovi cavalieri del lavoro. Ed è anche bello poter stare di nuovo tutti insieme dopo un periodo veramente grigio e triste come è stato quello che ci ha preceduto. Ovviamente lo scopo principale del Collegio Lamaro Pozzani, come tutti sapete, è uno scopo di formazione, di alta formazione. Noi ospitiamo studenti che vengono da tutta Italia e fanno l'università a Roma. E sostanzialmente alta formazione in discipline diverse. Vedremo dopo, quando io mi sono dato una scorsa alle titoli delle tesi di laurea degli studenti che dopo premieremo, e vi accorgerete che solo capire il titolo della tesi è complicato. Sono ragazzi di una straordinaria abilità. Ecco, in questo io credo che sì, noi facciamo formazione accademica, ma il significato di oggi, se lo capisco bene, è la trasmissione dei valori. I valori di chi ha già fatto molto nella vita rispetto a chi lo farà, con tutte le speranze del caso, insomma, naturalmente quello che ci auguriamo tutti. Il collegio è nell'ambito dei collegi italiani di merito, che sono alcuni di quali sono molto famosi, come la Normale di Pisa o la Galileana di Padova. Questo è stato un risultato ottenuto negli ultimi anni, è un risultato importante perché ci mette nell'ambiente giusto di ricerca e di studio. L'idea fondamentale è quella di impegno e, come ha detto la Presidente Gilli prima, di merito. Sembrerebbero cose ovvie. In Italia, come sappiamo, lo sono e non lo sono. Insomma, qui lo sono e comincia dalla selezione. La selezione è molto dura perché, come ha detto il Presidente Sella, ne prendiamo 14 per anno. Però prima di prenderli c'è una fortissima selezione. E questa selezione è assolutamente basata sul merito. Noi la seguiamo personalmente in tre, col professor Meridore e il professor Polidoro, e col supporto della dirigenza e della Federazione Cavalieri del Lavoro, e sono sicuro che non ci sono problemi, insomma, veramente è un livello straordinario. Tanto per dirlo, ho visto io in questi anni nella selezione ragazzi che non hanno mai preso un 9 a scuola, solo 10, e a cui io ho detto: guardate, è molto ampia la platea di quelli che non hanno mai preso il 9 a scuola, ma di solito da sotto, voi siete gli unici che siete da sopra a quelli che non hanno mai preso il 9. Che una cosa interessante, tra le altre, le tante, è che non c'è differenza da nord e sud. Questo è evidentemente sui picchi, sui più alti e più bassi non c'è differenza. La differenza è sulle mediane, lì c'è differenza da nord e sud. Ma nonostante le scuole del nord in media funzionino meglio, consentono più attività collaterali ed extracurriculari, su questo noi abbiamo ragazzi bravi dappertutto, che è una fortuna ovviamente per il Paese. La missione, come ho detto, la missione principale è ovviamente cooperazione e competizione. Merito, che è un problema per il Paese. Quello che facciamo noi direttamente, non ci limitiamo per merito dei Cavalieri del Lavoro, ed è un grande merito, vi assicuro, dovete essere estremamente orgogliosi, a ospitare studenti bravissimi che stanno insieme. E il fatto che siano di discipline diverse è davvero molto interessante. Se voi passate una serata a cena, lo potete fare se volete, siete tutti invitati quando volete con loro, vi rendete conto dal livello della conversazione che livello di profondità e di complessità. Io sono abbastanza convinto, e questo esula dal giorno di oggi, però è una cosa secondo me importante qui, che il Leonardo del futuro sarà un comitato di persone diverse che affrontano con strumenti analitici diversi lo stesso problema. E qui non ci abbiamo Leonardo, però ci abbiamo la stessa cosa, studenti molto bravi che fanno tutte le discipline accademiche e che discutono dei problemi comuni, come è giusto che sia, diciamo, tutto sommato. E noi abbiamo fatto, oltre a questo, abbiamo fatto corsi extracurriculari che riguardano sia gli studenti del triennio sia gli studenti del biennio, con una particolare enfasi ovviamente sull'economia, perché si spera che ci siano nel futuro più imprenditori che escono da qui. Però abbiamo fatto molto anche sull'estero, abbiamo fatto due cicli speciali, uno sul genere e uno sull'energia, capirete l'importanza dei due temi, credo che sia indiscutibile, e abbiamo fatto molto lavoro di internazionalizzazione. Oltre a mandarli con borse di studio all'estero, abbiamo fatto venire dottorandi stranieri, che è un'esperienza importante perché vedono l'alta ricerca, e abbiamo fatto anche un'operazione umanitaria, ospitando studenti afghani con un accordo con la Sapienza. Che dire, questo è sostanzialmente quello che facciamo. Io credo che la giornata di oggi, come ho detto all'inizio,
Sì, è un'importante trasmissione di testimoni. Passiamo da chi ha fatto molto per il nostro paese a chi ha speranza di poterlo fare. Naturalmente ci vuole molto impegno e un po' di fortuna. Grazie. Procediamo ora con la premiazione dei laureati del collegio. Filippo Badalamenti, Sicilia. Laureato in ingegneria d'automazione con la votazione di 110 e lode, discutendo la tesi Modeling Non-Linear Control and Simulation of Single Axis Tilting Propeller Quadrotor. Occupazione attuale, dottorato di ricerca in System Science presso la scuola IMT Alti Studi Lucca. Francesco Colasante, Abruzzo. Laureato in Engineering Computer Science con la votazione di 110 e lode discutendo la tesi Aurimon, an Industry 4.0 Predictive Maintenance Solution Based on Audio Analysis. Occupazione attuale, funzionario presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Paolo Cosentino, Sicilia. Laureato in matematica con la votazione di 110 e lode discutendo la tesi modo per curvatura media, una soluzione variazionale. Occupazione attuale, dottorato di ricerca in analisi matematica presso l'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata. Lorenzo Graziotto, Veneto. Laureato in fisica con la votazione di 110 e lode, discutendo la tesi Experimental and Ab Initio Resonant Raman Spectra of Graphene with Infrared Excitation. Occupazione attuale, dottorato di ricerca in Quantum Optoelectronics presso il Politecnico Federale di Zurigo. Silvia Loconte, Campania, laureata in ingegneria chimica con la votazione di 110, discutendo la tesi stoccaggio termochimico di energia basato su reazioni di carbonatazione e calcinazione, dal modello cinetico al modello teorico dell'unità di accumulo. Occupazione attuale, dottorato di ricerca in processi chimici per l'industria e per l'ambiente presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Alberto Lorenzet, Veneto, laureato in chimica industriale con la votazione di 110 e lode, discutendo la tesi, sintesi, caratterizzazione ed applicazioni analitiche di nanospugne ciclodestriniche reticolate con acido citrico. Occupazione attuale, manufacturing engineer presso Luxottica. Filippo Mastracci, Lazio. Laureato in ingegneria meccanica con la votazione di 110 e lode, discutendo la tesi sviluppo di un estensometro video sulla base di software open source di correlazione immagini. Occupazione attuale, impiegato presso Fincantieri, ufficio di rumore e vibrazioni. Deborah Mazzetti, Piemonte, laureata in neurobiologia con la votazione di 110 e lode, discutendo la tesi ruolo della microglia in modelli in vivo di glioblastoma. Occupazione attuale, research assistant presso l'Harvard Medical School di Boston. Davide Antonio Morciano, Puglia. Laureato in medicina e chirurgia con la votazione di 110 e lode, discutendo la tesi Effects of norepinephrine administration on ventricular systolic function in septic shock patients in
ENESYSS Study, occupazione attuale, specializzando in cardiologia presso il San Raffaele di Milano. Federico Musso, Piemonte, laureato in giurisprudenza con la votazione di 110 e lode, discutendo la tesi Lavori parlamentari a distanza e voto da remoto alla luce dell'emergenza sanitaria, profili di costituzionalità, occupazione attuale, borsista, praticante, avvocato presso Avvocatura Generale dello Stato. Andrea Sesta, Toscana, laureato in ingegneria spaziale e astronautica, con la votazione di 110 e lode, discutendo la tesi Un sistema di navigazione in ambiente marziano basato su misure Doppler. Occupazione attuale, dottorato di ricerca in ingegneria spaziale presso l'Università di Roma La Sapienza. Clemente Smarra, Campania, laureato in fisica, con la votazione di 110 e lode, discutendo la tesi The Peschey-Quinn Solution to the Strong CP Problem and the Action-Flavor Connection. Occupazione attuale, dottorato di ricerca in Astro-Particle Physics presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Alberto Vittone, Piemonte, laureato in filologia moderna, con la votazione di 110 e lode, discutendo la tesi La lingua influenza la visione del mondo, prospettive neo-worfiane sulla percezione spaziale. Occupazione attuale, assistente didattico presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano and Digital Marketing Intern presso PharmaLight. Laura Zanandrea, Veneto, laureata in medicina e chirurgia, con la votazione di 110 e lode, discutendo la tesi Impact of Personality Traits in Migraineurs Treated with Anti-CGRP Monoclonal Antibodies, occupazione attuale, specializzando in neurologia presso il San Raffaele di Milano. La cerimonia è conclusa. Si invitano i neocavalieri del lavoro ad avvicinarsi al tavolo di presidenza per una foto di gruppo. Gli altri ospiti sono invitati ad accomodarsi al piano meno uno in sala Iacovitti per la colazione, dopo essersi muniti del cartoncino con il numero del tavolo, che potete ritirare al tavolo che trovate all'ingresso. Grazie. Subito.